Buonasera, bentrovati a TV7 Match, consueto appuntamento settimanale di TV7 Triveneta, di politica e di tante altre belle cose. Come dico sempre, voi seguiteci, mandate i messaggi, insomma, potete intervenire in questa trasmissione che ogni settimana cercherà, di parlare degli argomenti più interessanti. Questa sera, come avete visto già nel sottotitolo, liberalizzazione taxi a Mari. Dunque, sarà una puntata molto importante anche perché cercheremo, scusatemi, di capire il nostro Presidente del Consiglio cosa ha intenzione di fare. Ne parleremo con i nostri ospiti che inizio a salutare. Saluto il professor Manno Case, editore di TV7 Triveneta. Buonasera, Buonasera. grazie di essere con noi. Poi vicino a lui abbiamo Alessandro, no, abbiamo, scusatemi, Paolo Zabeo della CGIA di Mestre. Buonasera. Buonasera. Vicino a lui Alessandro, Nordio, presidente del Radio Taxi Veneto. Buonasera. Buonasera. L'assessore regionale all'agricoltura Franco Manzato con delega alle tutela del consumatore. Buonasera, Buonasera. assessore. Saluto con piacere Luigi Rapponi, senatore del PDL, grazie di essere Piacere con di noi. cambio. Attendiamo Maurizio Saia di Coesione Nazionale, arriverà tra poco. Poi c'è Lorenzo Mina della Federpharma, buonasera di Buonasera. Treviso, grazie di essere con noi. Luciano Berzè, consigliere nazionale dei commercialisti, Buonasera. grazie di essere con noi. E il professor Luigi Fabris, docente dell'Università di Padova di Scienze e Statistiche, grazie. Da Buonasera. Pordenone abbiamo collegata Alessia Rosolen, consigliere regionale del gruppo misto. Se ci sente, la salutiamo già. Buonasera. Buonasera. Buonasera Perfetto, allora saluto Elisabetta a voi. Corazza. Buonasera a tutti. Vi ricordo i numeri per partecipare al programma. Anche da casa potete chiamarci allo 049 80 777 53 oppure potete scriverci al 345 3341 171. Subito una domanda così veloce, senatore Ramponi, liberalizzando come sta succedendo, si andrà meglio o peggio? Speriamo meglio, ci mancherebbe altro. Speriamo meglio, speriamo meglio, speriamo di riuscire a trovare il luogo dei punti di convergenza della difesa delle prerogative, dei diritti, delle varie categorie e nello stesso tempo di liberalizzando riuscire ad avere un aumento di possibilità di lavoro, una eventuale diminuzione dei costi, ma non è soltanto quella la strada, c'è anche quella della semplificazione. Per lo sviluppo della semplificazione delle procedure burocratiche, c'è quella dell'impulso alla realizzazione delle infrastrutture, c'è tutta una serie di norme ed iniziative che erano già nel calendario nostro. Voi ricorderete che quando noi abbiamo deciso di dare le dimissioni praticamente dal governo, avevamo in gestazione un famoso decreto per lo sviluppo che riprendeva tutta una serie di principi e di iniziative che poi sono quelle che Alfano ha portato nella discussione prima della finale redazione del decreto, ha portato al Presidente Monti. Anche oggi mi pare non mi ricordo più su quale giornale, ci sono questi 11 punti fondamentali per i temi, tra i quali c'è Poi questo ne dei parleremo taxi, certo, obiettivamente. finito. Saluto il senatore Maurizio Saia, che è intervenuto, grazie di essere con noi, Grazie a Maurizio. voi, grazie. Allora, assessore Manzato, sarà un bene o un male? Così, prima di iniziare bene il dibattito. Sicuramente le liberalizzazioni sono costruite e saranno costruite per fare del bene ai consumatori. È ovvio che bisogna entrare nel merito di ogni provvedimento, sono convinto che non è una parola magica liberalizzazioni, bisogna intervenire nel merito. Oggi, tra l'altro, proprio mentre venivamo qui c'è stata la conferenza stampa, quindi poi i contenuti, se non in una visione molto generica e generale, sono stati forniti dal governo, però finché non si entra nel merito non si può capire esattamente quale può essere l'impatto. È evidente che poi ci sono delle analisi da fare rispetto anche a alcuni settori che possono essere liberalizzati perché hanno utilità per il consumatore e altri che invece magari sostanzialmente o per la qualità del servizio o per come è strutturato un certo tipo di servizio magari questa utilità non la vedranno. Nordio, non siamo tanto contenti noi tassisti, vero? Sono un po' Diciamo arrabbiati in tutta Italia. Il che non, titolo è anche un po' provocatorio, taxi amari, quindi. a noi fa piacere poter parlare di noi come questa sera, con un pubblico così, con i vostri telespettatori, ma con
delle persone così importanti a livello regionale e credo che sia un'opportunità di anche far conoscere cos'è il nostro servizio nel Veneto, che c'è un modello europeo al quale noi ci siamo sempre ispirati e c'è un modello veneto che nulla ha a invidiare al modello europeo. Le differenze sono poche, parliamo di uno o due punti sui quali siamo leggermente diversi, ma riguardano la forma giuridica delle imprese, ma per il resto, per quanto riguarda il servizio, noi nel Veneto, grazie alla Regione Veneto e anche alle varie amministrazioni comunali, abbiamo sempre inteso il servizio pubblico con uno spirito anche di, diciamo così, di etica e responsabilità, in quanto svolgiamo anche un servizio sociale, un servizio pubblico 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, senza costi. Beh, ma insomma la realtà italiana è variegata, diciamo, è variegata, è diversa e quindi arrivare tutti allo stesso livello ci vuole pazienza, ci vuole anche il coraggio delle proprie idee e avere la forza di portarle avanti. I farmacisti e Mina sono arrabbiati o no? Adesso che dicono dobbiamo metterne di più di farmacia, anche se certi medicine non potranno essere vendute in tutte. I farmacisti sono arrabbiati un po' per le stesse ragioni che ha esposto prima il rappresentante dei tassisti. Questa è una riforma che penalizza fortemente le farmacie e noi ci aspettavamo un coinvolgimento anche in queste scelte, perché il settore della farmacia, il settore della salute in particolare, è un settore un po' delicato. Anche la Commissione europea ha detto che l'interesse alla salute deve prevalere sull'interesse alle libertà economiche. Questa liberalizzazione mi sembra di capire che colpisce prevalentemente le edicole, i taxi e le farmacie. Categoria di lavoratori che lavorano tutti i giorni, lavorano durante la notte, lavorano durante le feste, Natale, Pasqua, e quindi forniscono un servizio alla popolazione che richiede anche alcune risorse per poter essere erogato. Un po' meno, una domanda provocatoria? No, direi di no, perché non è questo il punto della questione. Il punto è che questa riforma, purtroppo, almeno secondo quando avevo saputo dalle indiscrezioni, non ci avvicina all'Europa che funziona bene e che produce, non ci avvicina alla Germania, ci avvicina all'unico paese che ha le farmacie, ha il più alto numero rapporto di farmacie abitanti in Europa, dove c'è una farmacia ogni 1100 abitanti, che è la Grecia. Ora io chiedo al governo, dobbiamo andare verso la Grecia che ha un grandissimo numero di farmacie o dobbiamo andare verso la Danimarca, la Svezia, la Germania che hanno meno farmacie, però più strutturate, forniscono più servizi e hanno più risorse da poter anche dare ai cittadini. E dal suo punto di vista qual è la migliore? Una domanda. La migliore farmacia europea? Sì, no, secondo lei è meglio la Danimarca oppure è meglio la Grecia? La chiedo ai telespettatori se possono pensare che il servizio sia erogato in maniera migliore, secondo me in Danimarca o in Germania sicuramente. Non avevo dubbi, però ne discuteremo di questo. Invece i commercialisti per già come sono messi? Sono arrabbiati ma non per questo. Diciamo che le liberalizzazioni che sono presenti in questo decreto, se si confermano i testi che circolano, dovrebbero essere liberalizzazioni che di fatto, per quanto riguarda quantomeno la nostra professione, sono modeste, nel senso che la nostra professione ha già fatto propri questi interventi già negli scorsi anni, per cui per quanto ci riguarda il tema non è un tema di grande portata. Insomma, del resto poi magari entreremo un attimo nel particolare del provvedimento, però insomma diciamo che una professione il cui numero di iscritti è sostanzialmente raddoppiato negli ultimi 10 anni non ha proprio le condizioni per essere considerato un enclave professionale, quindi da questo punto di vista insomma voglio dire grosso problema no. Con questo tipo di modifiche non ce l'avete. Professor Fabris. Io distinguerei subito liberalizzazioni servizi, abbiamo sentito taxi, tassisti, farmacisti, distributori che sono servizi, da liberalizzazioni nell'ambito delle libere professioni. Per le libere professioni, da quel che percepisco io, visto che la legge poi è una legge già approvata, è una legge del novembre dell'anno scorso, mi pare di capire che cambino pochissime cose e sono cose abbastanza logiche, facilmente accettabili anche dai professionisti. Si tratta di formarsi in modo permanente, come fanno i medici adesso, frequentando dei corsi, eccetera, più qualcos'altro in termini di penalizzazioni se emettono fatture che non vanno bene, ma questo non c'entra niente assolutamente con la liberalizzazione. I discorsi invece di sostanza riguardano i servizi e quelli evidentemente la domanda è: più servizi
di servizi più distribuiti sul territorio sono migliori o peggiori? E questa è una cosa che bisogna vedere come viene applicata nel decreto. Come si fa a sapere oggi come sarà applicata? Professor Franco, cercheremo di farne vedere uno a uno e ragionarci sopra per capirne dove sono gli interessi che abbiamo dell'utente. Andiamo a Pordenone da Alessia Rosolei, invece lei cosa ne pensa delle liberalizzazioni? Ah, io, così come ha detto il professore, cercherei di fare delle differenziazioni rispetto agli aspetti che il decreto contiene. Credo che il dato più importante sia quello di comprendere se esistono degli spazi per difendere le tutele sociali, che credo sia il dato più importante, e credo che l'altro aspetto sia quello di andare a difendere, continuare a difendere nella maniera più opportuna e più importante in questo frangente, in questo momento specifico, il potere d'acquisto dei cittadini. Ecco, davanti a questi due spazi, quindi servizi, tutele sociali e dall'altra il potere d'acquisto, credo si giochi tutto il concetto inserito nel decreto legislativo del governo. Paolo Zabbeo, la CGIA è quella che dà dati perfetti. Guardi, capiamoci, se queste liberalizzazioni assomiglieranno a quelle che abbiamo già vissuto in passato, probabilmente il futuro non è particolarmente roseo, perché vede, noi da 20 anni a questa parte abbiamo conosciuto le liberalizzazioni del settore dell'RC auto, delle assicurazioni, e sono aumentate 4 volte dal 94 ad oggi, 4 volte rispetto all'inflazione. Per quanto riguarda le banche sono aumentate 2,5 volte, i trasporti ferroviari 2 volte, il gas altre 2 volte rispetto sempre all'inflazione. Quindi insomma, in questi settori, che sono quelli che poi vanno a incidere direttamente sui bilanci delle famiglie, il risultato è stato pessimo. Per questo, nonostante questo, noi siamo a favore delle liberalizzazioni, quelle vere però, quelle che aumentano la qualità e la quantità di servizi offerti, che riducono praticamente i prezzi e le tariffe ai consumatori finali, agli utenti. Ripeto, rispetto a quanto abbiamo vissuto in passato, tutto ciò non è avvenuto. Adesso è vero, con questo decreto che stasera è stato presentato, rispetto alla prima stesura, insomma, che è circolata 15-20 giorni fa, è stato fatto qualche passo avanti. Però fino all'altro ieri si è parlato solo di taxi, di edicole, dei chioschi, delle spiagge, piuttosto che delle farmacie. Per carità, settori importanti, ma voglio ricordare che questo provvedimento è stato definito dal governo la fase 2, cioè la fase del rilancio dell'economia. Beh, pensiamo che sia liberalizzando questi settori che rilanciamo il paese. Credo che invece bisogna intervenire in maniera molto decisa sui poteri forti di questo paese, dove ci sono i potentati economici, le lobby, che sono le banche, le assicurazioni, i settori energetici. Lì mi sembra stiamo facendo pochino. È vero, è stato introdotto la questione dello scorporo, ad esempio da Snam, da Eni, è un passo importante, ma voglio anche ricordare che è 10 anni che si parla di questa questione, ci sono stati provvedimenti che partono dal governo Amato fino al governo Prodi che sono intervenuti e non si è fatto nulla. Speriamo che con questo ultimo intervento si riesca a scardinare questo sistema, perché ricordo che l'incidenza sulle famiglie, incidono realmente sulle famiglie, ripeto, non sono i taxi, le edicole, piuttosto che i chioschi delle spiagge o i bagnini, ma sono appunto il gas, l'energia elettrica, le assicurazioni, le banche. Lì bisogna intervenire, bisogna scardinare, perché lì veramente c'è la necessità di aprire mercati. Uno a uno le tratteremo tutti. Professor Manocase, ce ne parla molto questa settimana di liberalizzazione, ma servirà davvero fare questa operazione per iniziare a cambiare il volto all'Italia? Di principio questo tipo di liberalizzazione è necessario. Il problema è che si fa troppo in troppo poco tempo e senza nessun controllo. Allora, le cose vanno divise in due settori, la liberalizzazione e la privatizzazione, sono due cose diverse. Quello di liberalizzare certe professioni e aumentare il numero dei componenti, tipo i notai, è una cosa molto bella. Quanto influisco a questo sull'economia del paese, ho grossi dubbi, sicuramente è un passo avanti ed è giusto. La liberalizzazione dei taxi, delle concessioni di taxi fatte in questa maniera, ho grossi dubbi che risolve il problema del paese. Quello che risolverebbe il problema del paese sono le banche. Ma la cosa strana è che noi andiamo contro tendenza, l'Italia va sempre dall'altra parte. Allora, in America
il pubblico ha aiutato le banche perché se no non ce la facevano, perché i privati hanno fallito. Il fallimento oggi, il problema del pianeta è il fallimento delle banche e delle finanze americane. No? Nasce tutto da lì praticamente. Nasce tutto da lì e avremo modo di parlarne poi in altre puntate. No? Quindi il pubblico è così cattivo che non riesce ad assolvere i suoi compiti, oppure il pubblico non è, diciamo, l'attività pubblica, le società pubbliche non sono in grado di fare, oppure sono abbandonate a se stesse, non ci sono controlli, quindi possono fare quello che vogliono. Allora abbiamo un esempio, l'Inghilterra, la Thatcher, ha privatizzato a tutto spiano in 11 anni, ha privatizzato tutto perché si pensava che i privati avessero più capacità e più agilità nel gestire le cose di grosso spessore o i servizi, eccetera. Sul gas hanno fallito, sull'acqua hanno fallito, sulle ferrovie abbiamo il tasso di incidenti più alto d'Europa. E su tutti i settori che sono stati privatizzati è stato un disastro. Allora, attenzione, i motivi sono due. Uno, la fretta di privatizzare e quindi non sapere come si privatizza e chi va in mano alla privatizzazione. Secondo, il controllo dei privati. E questo è il grosso problema. Quindi, a voi. Bene, allora facciamo così, andiamo a vedere il servizio e tutto trivellato e poi andremo ad analizzare e faremo vedere anche ai nostri telespettatori punto per punto gli argomenti più importanti per, dico io, professore, sistemare l'Italia. Volevo fare una domanda così prima di farle vedere il servizio. Ma fa bene questa crisi che sta succedendo al mondo, all'Europa, secondo lei, psicologicamente più che economicamente? È un bene oppure è un male? Diciamo che comunque sarebbe... Esco dal tema per farle questa curiosità mia. Sarebbe arrivata una... Un segno che a un certo punto si arriva a un limite del possibile sviluppo era già arrivato prima, questo qui è uno come dire, dei segni più evidenti perché tocca le tasche, però ha avuto un riscontro psicologico enorme perché se uno fa veramente l'analisi di come la crisi ha influito sulle famiglie, si accorge che la pancia del paese, la grande pancia del paese, risparmia più di prima. Cioè mette i soldi da parte perché ha paura di avere un'altra botta sui denti. Sai, oltre a quello che diceva il professore, ma può anche succedere che tirando la cinghia il popolo si arrabbi un po' e succeda quello che non dovrebbe, non auguriamo mai succeda? Può succedere? Non credo che sicuramente ci sono delle fasi, e questa non è delle più facili, in cui il popolo, l'elettorato, definiamolo culturalmente come vogliamo, ma non è contento perché comunque si vanno, in un momento in cui si tira la cinghia, a intaccare ulteriormente gli spazi di, come dire, di manovra su quelli che sono i ritorni per le singole categorie e i singoli cittadini. Però se io devo dare un giudizio che non può essere dato solo su questo provvedimento, ma va inserito in un percorso che sarà ancora lungo. Respiro, certo. È vero che è cominciata la seconda fase, ma non è finita, anzi viene anticipato che ce ne saranno altre. Qua si parla di liberalizzazioni, non di privatizzazioni, che ci saranno anche quelle andando avanti. Ci sono altri argomenti importanti, Zebeo parlava prima, Snam, ma ferrovie, una authority sulle infrastrutture, cioè, voglio dire, c'è qualche elemento di coraggio. Poi un flash rispetto a quello che si immaginava prima di Natale su taxi e farmacie, sicuramente era una penalizzazione pesante. Mi pare che alla fine forse possono essere più scontenti quelli che si aspettavano una liberalizzazione tout court di quelle pesanti. Mi sembra che si sia andati abbastanza incontro alle richieste, in particolare sulle farmacie. Ho seguito da vicino col collega D'Ambrosio Lettieri del PDL proprio, e c'è una, non dico totale, ma parziale soddisfazione. Allora, tra l'altro, questo provvedimento potrà essere modificato, alcuni partiti si stanno già attrezzando in qualche misura, quindi voglio dire, un giudizio, sostanzialmente comunque inserito nel quadro generale, positivo. La interrompo, è diversa. Si arrabbia il popolo? Avevo già risposto. Il popolo in questo momento è arrabbiato in assoluto, indipendentemente dal provvedimento di oggi. Qualcosa di più si può arrabbiare in alcuni settori oggi che sono stati toccati. Dentro i limiti, mi ricordo. Ma se lasciamo percorrere le altre tappe, credo che alla fine, quando verranno toccati anche
altri poteri più forti, non solo quei pochi che sono stati fino adesso intaccati con questo provvedimento, credo che alla fine l'equità dovrebbe, e soprattutto lo sviluppo, perché quello ancora, la parte dello sviluppo ancora, diciamo, è appena iniziata, ma ci sono cose anche più forti da dover fare. Allora andiamo a vedere il servizio di Tullio Trivellato e poi analizzeremo punto per punto questo liberalizzare molte attività che ci sono in Italia e anche di funzione pubblica. Ascoltiamo. Liberalizziamo tutto, così c'è più concorrenza, si abbassano i prezzi e staremo tutti meglio. Parola di Mario Monti, che con il decreto sulle liberalizzazioni apre la fase 2 del suo intervento chirurgico per raddrizzare le sorti del nostro paese. Il primo cucchiaino dello sciroppo preparato dal Premier a dicembre era stato particolarmente amaro: aumento del prezzo dei carburanti, che peraltro non si è ancora arrestato, ritorno dell'imposta sulla prima casa e via così. Come dire, il malato è grave, serve una cura drastica e le medicine non saranno gradevoli. Adesso arriva la seconda razione, una piccola rivoluzione per ridare slancio al paese e far ripartire l'economia. Così ecco più farmacie, più licenze per i taxi, più notai, addio alle tariffe minime per i professionisti, gare pubbliche per le concessioni delle spiagge. Un decreto destinato a non restare solo, visto che se ne prevedono almeno altri due, uno per la semplificazione e l'altro per fermare l'asta gratuita sulle frequenze televisive. Un'azione a 360 gradi, senza alcuna distinzione tra categorie, interessi e settori economici, per eliminare le molte ingiustificate barriere all'accesso e quindi le rendite di posizione ancora esistenti. Le categorie colpite insorgono, proteste di piazza da nord a sud, tassisti, trasportatori, benzinai, si annunciano tempi caldi, ma poter andare a comprare le arance a mezzanotte al supermercato o il ripristino del vuoto a rendere aiuteranno veramente l'Italia a ripartire? Saranno sufficienti? Le esperienze precedenti non sono confortanti, le liberalizzazioni messe già in campo non hanno portato gli effetti sperati, anzi sono costate alle famiglie italiane, secondo la CGA di Mestre, quasi 110 miliardi di euro. A Monti dunque si chiede ora più coraggio, è il momento di andare a mettere mano ai poteri forti, ad esempio si potrebbe iniziare dal sistema bancario e non solo dai loro clienti. Le banche sono al primo posto nella graduatoria delle corporazioni. Secondo uno studio dell'Unione Europea, gli italiani sono quelli che in tutta Europa pagano più cari i servizi bancari e oggi è la stretta creditizia che mette in ginocchio la nostra imprenditoria, strozzata dalla mancanza di liquidità, ma anche il privato soffre vedendosi negare il mutuo per la casa. Ma se le banche non fanno girare il denaro, cosa ci stanno a fare? Insomma, per far ripartire l'economia e il mercato serve uno sforzo da parte di tutti e anche sulle liberalizzazioni è bene comunque andare cauti con i tempi che corrono, sono molti gli esperti che invitano a non pensare che ci sia la bacchetta magica che con un tocco può cambiare la nostra vita in questi tempi di crisi. Zabbeo, le banche, vedi, abbiamo fatto riferimento anche nel servizio, sono il fulcro dell'economia e non funzionano molto bene. No, non funzionano bene perché sono in difficoltà anche loro. E sono in difficoltà perché risentono della crisi generale, perché alcune banche italiane, soprattutto le grosse, hanno al proprio interno, nella propria pancia, ancora i titoli tossici e quindi praticamente si trovano in una situazione difficile, perché anche per loro ci sono delle novità importanti dal punto di vista legislativo, perché per erogare soldi devono essere molto più patrimonializzate, ce lo chiede l'Europa e quindi sostanzialmente sono a corto di liquidità. Ma è arrivata la liquidità dell'Europa perlomeno? Sì, elevata, ma non è sufficiente praticamente per far fronte alla situazione che le imprese, il mondo dell'economia richiede. 16 miliardi, insomma, non sono mica pochi. Lo so, e il problema è che, ripeto... No, vorrei anche sapere dove vanno a finire per questo. No, momento. Sembra che non le hanno date a nessuno, li tengono là anche perché, questa è la situazione, tra l'altro è una situazione diabolica, è aumentata l'insolvenza della clientela, quindi si guardano bene di dare i soldi a chi praticamente li chiede, ma soprattutto non ha garanzie, e quindi è una situazione molto difficile. È chiaro che si esce da questa situazione se si sblocca, se si scardina il sistema, ma soprattutto, a mio avviso, se si mette nelle condizioni le famiglie, e quindi pensionati, lavoratori dipendenti, ma anche autonomi, ad avere un po' qualche soldo in più in tasca, e quindi si abbassano le tasse, perché questo secondo me è il punto di partenza, la vera scossa secondo me parte da lì. Vede, ad esempio sui carburanti, cioè è uno dei settori che probabilmente sarà interessati da questo provvedimento, ma oltre 2/3 del prezzo che quando andiamo a fare la benzina o il gasolio alla pompa è di tasse, e insomma nell'ultimo anno abbiamo subito ancora una serie di aumenti. Il terremoto, credo a Messina ancora. No, sì, Messina del 1908, la guerra di Abissinia, il Belice, paghiamo di tutto e di più.
Vedi, allora, invece di intervenire magari sull'ultimo anello della filiera, quindi il benzinaio, forse se riducessimo le tasse, che sono tra le più alte d'Europa, qualche vantaggio in più ce l'avremo anche noi utenti quando andiamo a fare benzina. Senatore Rampone, scuoteva la testa mentre vedeva il servizio? Non mi ricordo. Ah, quando... No, io mi pare che noi stiamo facendo una certa confusione, perché nella realtà quello che prevede il decreto sulla liberalizzazione teoricamente potrebbe anche essere teso a fare abbassare i prezzi e i costi per le famiglie. Ma lo scopo principale, però, secondo me, è creare nuovi posti di lavoro. Prendiamo per esempio il discorso dei taxi, che io o vado, prendo l'autobus o prendo il taxi. Ma non ho capito, se a un certo punto nella città di Roma, intanto voglio dire che la soluzione deve essere regionale o comunale e non una soluzione nazionale, perché vi sono, come lei ben ricordava, situazioni e realtà di mercato completamente diverse, c'è chi ha adattato il numero dei taxi e le quote alla giusta possibilità di trovare sfogo nel mercato, c'è chi invece ha fatto delle rigidità. Ma io prendo il tassi ha già un prezzo stabilito, perché a Roma io parto da 2,80 e poi faccio questo. Allora, che ci siano 10 taxi in più o 10 taxi in meno, dov'è che il cittadino dovrebbe risparmiare? Vogliamo allora immaginare che a un certo punto ogni taxi offra un prezzo particolare a seconda della corsa? E poi li mettiamo in competizione? Ma mi pare che siamo fuori dalla realtà. Se invece a un certo punto in una città vi è una capacità di assorbimento di altri 1000 taxi, allora dico che è giusto fare in modo che, però su base comunale, si possa aprire il discorso in modo da ripartire meglio la risorsa. Il discorso delle farmacie. Il discorso delle farmacie, il fatto significativo è quello di avere 3000 o 2000 farmacie in più, sempre che il mercato possa assorbire e avere quindi tanti posti in più. Il discorso dei notai, ma signori, è una vita che continuiamo a dire che il numero dei notai deve essere aumentato, che a un certo punto il notaio ha una capacità di entrata enorme e tra l'altro tratta malissimo molto spesso i suoi collaboratori. Quindi il discorso della liberalizzazione io lo vedo non tanto come ripercussione positiva, al di là di quello che ha detto il signore poco fa, ma come possibilità, in termini quindi di ripresa, di offrire maggiori posti di lavoro per una più onesta e corretta ripartizione del mercato. E allora Manzato, perché viene contestato così esparmente da certe categorie questo decreto? Ma forse perché vedono anche che che può chiamarsi liberalizzazione, ma siamo ben lontani da un decreto sviluppo. Io sono molto d'accordo con quanto ha detto Zabeo, perché non è un provvedimento, è un provvedimento che affronta una parte di liberalizzazioni più o meno importanti, che nei tempi passati non hanno portato a grandissimi risultati, ma nella sostanza nel sistema italiano è che la nostra produzione non esiste più. Già il fatto, al di là della manovra che è stata fatta per un equilibrio di bilancio, ma essendo già ormai riconosciuto che sarà recessiva anche per il 2012 e 2013, significa che lo sviluppo da questo punto di vista non può essere affrontato attraverso le liberalizzazioni, non solo perché siamo in un contesto europeo che è in crisi per una crisi finanziaria generale che tocca, ma anche perché il nucleo ormai dello sviluppo e della crescita non è più nel continente europeo, ma è nel mondo asiatico, per cui il ragionamento sullo sviluppo, che poi conseguentemente porta anche e soprattutto alla liberalizzazione, può essere solamente nel momento in cui il sistema italiano è competitivo. E competitivo significa mettere le imprese ad essere competitive, quindi defiscalizzazioni, quindi tutto un processo che probabilmente in questo momento con questa crisi è difficile da attuare, e come è stato difficile quando eravamo al governo noi, però di questo si dovrebbe parlare, nel senso che se non c'è uno sviluppo di un 3-4% a livello italiano, è evidente che non possiamo pensare che ci sia una panacea attraverso le liberalizzazioni. È proprio il sistema italiano, il sistema europeo, che deve avere una visione completamente diversa
rispetto a altri mondi che si stanno sviluppando a ritmi di crescita che sono del 9%. La crisi della Cina è che passa dal, 10% di sviluppo del PIL al 9,3%. Cioè, noi stiamo parlando invece se riusciamo a mantenere un meno 1, un meno 1,5 recessione il prossimo anno. Quindi è evidente che il problema ovviamente dello sviluppo e della capacità di sistema, del sistema di tenuta del sistema europeo non parte solamente dal comportamento italiano ma anche dall'iniziativa europea. Però è tanto vero che l'Italia dovrebbe rendersi conto, e noi per primi politici, probabilmente che si deve partire con uno shock che non è legato alle liberalizzazioni semplicemente, ma è legato anche alla possibilità di mettere in condizione le nostre imprese di essere competitive nel sistema globale. Vuol dire essere competitive con il mondo asiatico, non con noi stessi. Certo. Professor Manocasi, prima la pubblicità. Queste liberalizzazioni, così dal primo giro di chiacchierata qui in studio, sembrano dai giornali, dalle televisioni, un can-can che ne sta facendo una cosa più importante. Invece poi nei ragionamenti di base sembra che siano altre le cose più importanti per sistemare questa economia? Credo che per sistemare l'economia ci vogliono le regole, perché questa economia, questo default dell'economia è nato per la deregulation ancora dei precedenti presidenti americani. Reagan mi sembra. Reagan è stato il primo a creare la deregulation, ma era necessario in quel momento per creare tutta una serie di cose che sono maturate e oggi ne paghiamo le conseguenze. È stata una scelta, la scelta è stata infausta, ma adesso queste privatizzazioni o queste liberalizzazioni vanno fatte. La mia preoccupazione è come vengono fatte, in quali tempi e con quali conseguenze e chi controlla le privatizzazioni. Perché non basta soltanto dire ti do questa cosa e tu la gestisci, perché abbiamo visto spesso e volentieri, e ripeto il discorso dell'Inghilterra, con la Thatcher è successo. Le conseguenze sono state disastrose. Certo, però andiamo in pubblicità, poi cercheremo di analizzare una per una tutte queste liberalizzazioni che il nostro Monti dovrebbe fare con ovviamente gli altri ministri. Allora andiamo in pubblicità, rimanete con noi. Elisabetta, se ricordiamo i numeri per interagire con TV7. Sì, potete chiamarci allo 049 80 77753 oppure potete mandarci gli sms al 345 3341 171. A tra poco. TV7 Match, consueto appuntamento settimanale di TV7 Triveneto. Allora chiedo alla regia, andiamo con ordine e cominciamo a parlare, soprattutto a far capire ai nostri telespettatori come sono queste liberalizzazioni, come sono e come dovrebbero diventare, visto che il decreto deve essere ancora votato. Questo è come l'utilizzo dell'acqua, vedete com'è il settore gestito soprattutto da aziende pubbliche. Sulla liberalizzazione pesa il risultato del referendum di giugno scorso. E invece come sarà il comune di residenza, dovendo ripianare la propria posizione debitoria, aperto alla privatizzazione del servizio idrico. Andiamo avanti con l'energia, poi le leggo tutte e poi le analizziamo una a una. Com'è? Prezzo dell'ingrosso dell'energia più elevato rispetto ad altri paesi europei, vincoli nel passaggio da un operatore ad un altro, non c'è adeguato scambio delle informazioni sul cliente. Come dovrebbe diventare, uso il condizionale, verranno rivisti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate a favore dei soggetti economicamente svantaggiati. L'obiettivo è ampliare la platea dei soggetti beneficiari. Andiamo a vedere l'altra pagina, quella del gas, e anche questa è bella. Com'è prezzo all'ingrosso del gas più elevato rispetto agli altri paesi europei? Il nostro gas chissà perché costa più di tutti. Vincoli nel paesaggio da un operatore a un altro, non c'è adeguato scambio delle informazioni sul cliente. Invece diventerà, come sarà, verranno rivisti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate a favore dei soggetti economicamente svantaggiati. L'obiettivo è ampliare la platea dei soggetti beneficiari. Andiamo nella pagina successiva dei bus. Come sono? Servizio gestito in molte realtà da aziende pubbliche in regime di monopolio. Come sarà? Il comune di residenza, dovendo ripianare la propria posizione debitoria, ha aperto alla privatizzazione del servizio di trasporto. Andiamo nella pagina successiva. Le ferrovie. Trenitalia è, tranne rara eccezione, monopolista. Le regioni possono affidare il servizio senza gara. Come sarà? Arriveranno operatori privati come NTV nell'area velocità. Andiamo nella pagina successiva. Le poste. È stata recapitata da Poste Italiane. Invece sarà, potrà essere recapitata da un soggetto diverso, sia italiano oppure sia straniero.
Vediamo l'altra pagina, i taxi, licenze bloccate, servizio vincolato al territorio del comune che ha rilasciato la licenza. Come sarà? Aumento del numero di licenze, orari più flessibili, confine territoriale di svolgimento del servizio più ampi. Andiamo nella pagina successiva, l'RC Auto, la richiesta di risarcimento va presentata alla compagnia presso cui si è assicurati. Come sarà? Il risarcimento si sdoppia, quello per i danni all'auto provvede per la propria compagnia, per i danni fisici lievi invece interviene la compagnia di chi ha causato l'incidente. Andiamo nella pagina successiva. I mutui. Il mutuo è spesso un prodotto a pacchetto che comprende anche l'assicurazione. Invece diventerà, oppure come sarà, nessun abbinamento vincolante fra mutuo e altri prodotti. La pagina successiva, le farmacie. Numero delle farmacie parametrato al numero di abitanti, ovviamente aumento del numero di farmacie al di sotto dei 3.000 abitanti. Andiamo avanti con i carburanti, una stazione di servizio, una compagnia petrolifera. Diventerà, se tutto andrà in porto, una stazione di servizio non più monomarca, l'allargamento dei prodotti non oil vendibile del distributore. Andiamo nella pagina, gli immobili, tariffe minime e massime. L'abolizione delle tariffe, il professionista fornisce al cliente un preventivo e in caso di accettazione sottoscrive con lui un accordo, aumento del numero dei notai. Andiamo a vedere l'altro, gli universitari, com'è? Se deciderà di fare l'avvocato potrà iniziare il tirocinio una volta laureata o laureato. Invece diventerà che il tirocinio si svolge negli ultimi anni di università, quindi studiando si può iniziare a fare pratica o praticantato. Andiamo nell'altra pagina, eccolo che questo adesso sono, vedete, quanto si dovrebbe risparmiare se va in porto tutto quello che abbiamo letto finora. Vede, per l'RC Auto 350 euro, cioè l'utente risparmia 350 euro. La minor spesa potrebbe arrivare grazie all'installazione della scatola nera, dalle regole più severe per i periti che truffano le stime per i danni e dall'obbligo per gli intermediari di dare informazioni su altre compagnie. 350 euro invece risparmio sul commercio dei beni di consumo. I prezzi potrebbero diminuire come risultato della libertà di apertura dei negozi sia negli orari e ovviamente anche nei giorni. Andiamo a vedere gli altri risparmi. 400 euro da avvocati professionisti. Ovviamente questi sono i risparmi se vanno in porto i decreti che abbiamo letto prima. Il vantaggio per i consumatori arriverebbe all'abolizione delle tariffe minime e anche l'obbligo di presentare un preventivo al cliente. In banca si risparmierebbero 200 euro, la somma va divisa in due parti, 50 euro dalla riduzione dei costi bancari con l'introduzione del conto corrente di base e della regolamentazione della commissione, altri 150 invece per chi stipula un mutuo potendo scegliere tra due assicurazioni. Dovremmo avere l'ultima pagina, credo alla regia, eccolo qua, 150 euro per le bollette di gas e luce. Un risultato che potrebbe essere ottenuto con il nuovo metodo di calcolo delle tariffe. Vantaggi possibili anche dalla separazione di Snam da Eni. Le spese invece della farmacia sarebbero 70 euro, la spesa potrebbe scendere anche grazie all'obbligo per il medico di indicare sulla ricetta il farmaco generico e anche per effetto della concorrenza portata alla liberalizzazione degli orari di apertura dei turni festivi e di riposo dalle farmacie. L'ultimo, i taxi, 100 euro risparmio, il risparmio potrebbe arrivare all'aumento del numero delle licenze e dei orari e soprattutto delle tariffe più flessibili che potrebbero innescare un meccanismo di concorrenza e dai benzinai e dai carburanti sarebbero 250 euro. Il risparmio potrebbe arrivare sia dall'abolizione dei limiti degli impianti self-service fuori dai centri abitati sia dalla possibilità per i gestori e proprietari degli impianti di rifornirsi da più produttori eliminando l'esclusiva oggi prevista. Credo non ce ne siano altre. Ecco, questo è più o meno un... quello che potrebbe succedere, un quadro abbastanza chiaro, mi sembra, da quello che è e da quello che potrebbe diventare che e, da quello, e da quello che si potrebbe risparmiare se andranno in pratica. Allora, volevo sentire da Zabbeo un commento a queste prime grafiche che abbiamo fatto vedere. Quei dati li ho visti, erano sul Corriere della Sera di oggi, mi lasciano molto perplesso. Per me sono cifre in libertà, insomma, buttate lì, sono dati dell'Adiconsum. Le cifre quelle erano quelli che della Ferriconsumo, che tra l'altro erano i dati, le spiego Zabbeo, relativi al risparmio degli utenti, però, non guardi, a com'è, come sarà. Le dico una cosa, sa quanto spende una famiglia media in Italia per il taxi? 48 euro all'anno spende.
Quindi là c'è un risparmio di 100 euro, vorrei capire se uno spende 48 come fa a risparmiarne 100, tanto per capirci. Quindi solo partendo da questo, secondo me lascia un po' a desiderare, però insomma adesso non so il rigore scientifico di quei dati, secondo me i consumatori sono molto bravi poi a lanciare numeri così, non dico a casaccio, ma con una certa così, vivacità. Insomma, no. Detto questo però, ripeto, al di là poi delle cifre, insomma dell'entità delle cifre, la necessità a mio avviso è quella di intervenire in quei settori dove veramente c'è un peso sostanzialmente sulla bilancia, sul paniere, sulla spesa delle famiglie italiane. Perché vede, rispetto a quanto spende una famiglia, noi abbiamo che di gas spendiamo 986 euro, di carburanti 897 all'anno, di energia 588, delle banche 261, RC Auto 522. Cioè qui bisogna sostanzialmente intervenire se vogliamo veramente che le liberalizzazioni siano praticamente un grimaldello che vada in qualche modo a scardinare i potentati economici, le lobby, i grandi gruppi. Abbiamo detto com'è, come sarà, partendo dall'energia. No, sentiamo la prima pagina, d'accordo. Uno però mi deve saper dire come fa, a fronte di uno scorporo da Snam a Eni, già dirmi praticamente il giorno dopo che risparmieremo 350 euro. Insomma, adesso, per carità, è una tabella che abbiamo visto, no, Fede Consumi, capito, che dice sì, però vorrei capire, sì, se fa questo, vorrei capire 350 euro da dove saltano fuori, capisce? Perché ripeto, è da 10 anni che si parla di scorporo da Snam a Eni con tutta una serie di provvedimenti e questo risultato non si è ancora ottenuto. Ma detto questo, ripeto, io spero e mi pare di capire che nelle ultime settimane il governo ha cambiato in qualche modo traiettoria, si intervengano sui veri poteri forti, sulle vere situazioni che incidono sulle tasche dei cittadini e delle famiglie, per migliorare la qualità e la quantità del servizio e soprattutto abbassare le tariffe e i prezzi. Perché questo se ne avvantaggerebbero le famiglie, ma anche le imprese. Oggi noi abbiamo un grossissimo problema. Oltre alla crisi economica che veniva citata prima, il fatto che gli investitori stranieri non vengono in Italia a investire, non vengono a portare risorse, lavoro, ma scappano, non vengono qui. Perché? Perché abbiamo una pubblica amministrazione che funziona poco e male. La giustizia, insomma, credo sia un caso abbastanza emblematico, dagli 8 ai 10 anni per avere una sentenza, diciamo così, civile, grida vendetta. Abbiamo, l'abbiamo detto prima, le banche che si trovano fortemente in difficoltà e non erano a credito, quindi non danno ossigeno all'economia. Abbiamo un deficit infrastrutturale che è spaventoso, circa 40 miliardi di euro, insomma il sistema economico deve farsi carico perché abbiamo una rete infrastrutturale, ferroviaria, aeroportuale insufficiente. Abbiamo poi sostanzialmente, vabbè, paghiamo cioè, 40% per migliorarlo, vabbè, ho capito, per migliorarlo problemi. Non bastano le liberalizzazioni, ecco, non basta questo, bisogna ad esempio agire sulle grandi opere e purtroppo su questa questione siamo ancora molto indietro. Certo, non è che ce la possiamo prendere col governo Monti, che è da un mese e mezzo che sta guidando il paese, tra l'altro in una situazione particolarmente difficile, ma bisogna mettere in campo tutta una serie di misure e quindi se oggi Monti è chiamato qui a far fronte a questa situazione, non dico il dramma, però la gravità è dovuta al fatto che chi praticamente ci ha governato negli ultimi 20 anni almeno, e quindi tiro dentro sia il centrodestra che il centrosinistra, praticamente ha fatto poco. Chiudo sul tema delle liberalizzazioni. L'ultimo lenzuolata di qualche anno fa ha riguardato barbieri, parrucchieri, guide turistiche, tanto per non far nomi e cognomi, Bersani. Quindi voglio dire, insomma, forse sostanzialmente abbiamo la necessità di fare uno scatto in avanti e di intervenire veramente dove c'è bisogno di aprire. Mi sembra di capire che non servono molto queste liberalizzazioni. No, guardi, un ragionamento un po'... No, io sto dicendo cosa è successo in passato e cosa spero d'accordo. Non accada. Quindi credo sia anche giusto praticamente... Volevo sentire anche la Alessia Rosolen da Pordenone. È d'accordo con Giabbeo? Sono d'accordo sul fatto che sicuramente in un mese e mezzo il governo Monti non poteva risolvere tutti i problemi che l'Italia ha accumulato in questi anni. Nel suo decreto, quello al lavoro in questi giorni, è ben esplicitato il deficit, il gap che l'Italia ha avuto in questi anni. Però io credo che non si risolvono i problemi importanti di questa Italia. Il primo è quello del rilancio dell'occupazione pensando di liberalizzare alcuni settori così limitati.
Quando si parla di liberalizzazione mi pare, soprattutto in questo momento, che la montagna ha partorito un topolino. Se si pensa di risolvere il tutto liberalizzando le licenze dei taxi piuttosto che quelle delle edicole, piuttosto che i farmacisti o addirittura i notai, mi pare tutto molto lontano da quella che è la realtà che i cittadini ogni giorno vivono. Mi pare molto lontano dalla realtà che i cittadini ogni giorno vivono le liberalizzazioni che ci sono state all'inizio, anzi attorno al 20 di dicembre, sul commercio, ad esempio, e mi sembrano molto lontani dalla realtà che le persone vivono ogni giorno le proiezioni che voi avete mostrato prima. Sono molto lontani perché basta fare i calcoli di quanto è aumentato il costo della vita da gennaio in poi, dopo le prime azioni fatte dal governo Monti. A me basta pensare a quanto ha inciso sulla vita di ognuno di noi l'aumento della benzina in questo momento, l'aumento delle tariffe autostradali, l'inserimento di nuovo dell'IMU sulla prima casa. Ecco, davanti a tutto questo credo che forse bisognava occuparsi un po' di più sul garantire l'occupazione, garantire l'occupabilità e dare delle risposte alle esigenze vere delle persone che probabilmente fra un po' non faranno più la spesa, non solo durante la settimana ma neanche la domenica. Ecco, mi sembra di capire, Zabeo, poi vado dal senatore, mi sembra di capire che non era la cosa più importante, da quanto dice la Rosolen, fare le liberalizzazioni, cioè lo Stato, oggi il Paese aveva bisogno di ben altro, mi sembra di intuire. Vorrei seguire il suo suggerire. Io, chi non è d'accordo con quello che ha detto il dottor Zabeo, chi può essere non d'accordo con la signora? Ma queste cose non hanno niente a che vedere, se mi è consentito, con questo decreto. Cioè, io credo e vorrei anche approfittare della presenza dei signori che rappresentano le categorie interessate, parlare del decreto. Non che il decreto debba risolvere tutti i problemi, che il decreto si sostituisca al fatto di intervenire su banche, su energia, su cosa c'entra? Non c'è dubbio che quelle sono cose vere, ma mi pare che noi dobbiamo oggi parlare, al di là di queste ultime tabelle che lei ha presentato, che sono sui giornali, della fede dei consumi, che fanno quasi ridere per quello che ha detto il dottore. Lei aveva detto che noi saremmo entrati ed entriamo nel tema, perché io non vedo l'ora di ascoltare il rappresentante dei taxi, il rappresentante delle farmacie, su questi discorsi, perché domani in Parlamento io mi troverò non a parlare dell'energia o di altre cose, mi troverò a parlare questo e ad avere problema, parlare di energia, non di taxi. Prego? E questo è il problema, che domani l'altro in Parlamento dovrebbe parlare soprattutto di energia, di banche, di assicurazione, non di taxi. Ma ho capito, ho capito, e non è che abbia bisogno che me lo dica lei. Sono d'accordo con lei, ma voglio dire, normalmente quando si fa una discussione e si dice questo è il tema, si rimane al tema, non si risolve dicendo no, questo tema non va bene, dovremmo parlare di altro, allora che stiamo qua a fare. Quindi, secondo me, da questa riunione può essere invece molto interessante ascoltare l'opinione dei rappresentanti specifici delle categorie che sono toccate e vedere, come dicevo prima, di trovare un luogo di punto di incontro. Lo so benissimo che non si risolve il problema enorme che abbiamo con questo. Tra l'altro, ripeto, questo è un paese che da 20 anni si lamenta, è il paese che ha il più alto numero di case, sì, ma mi scusi, ha il più alto numero di risparmi e ha il più alto debito. Quindi sulla pelle dello Stato ciascuno si è fatto il suo gruzzolo. Diciamo sempre tutto. Però voglio dire, se domani emergerà che avremo 2.000 farmacie in più, molto probabilmente vuol dire 10.000 posti di lavoro in più. Se domani sarà possibile aumentare il numero dei taxi, può darsi che da 30.000, mi pare che siano, possano, non so, sono mi pare 30.000 in Italia, possano diventare 35.000. Allora avremo dato, certo, un piccolo impulso all'impiego dei giovani. Questo è quello che possiamo dire. Non posso togliere la parola alla Rosolen, se vuole dire che queste liberalizzazioni non servono molto, ha il diritto di dirlo, insomma. Cioè, posso solo ascoltare, lei non è d'accordo, però la Rosolen ha il diritto di poterlo dire, credo e presumo, no? A. B. Ci arriviamo nella protesta, voglio dire, non entriamo nel merito di quello per il quale
Non credo che i signori siano venuti qua, non vedono l'ora, secondo me, di spiegarci qual è la realtà delle categorie che rappresentano e di dire come secondo loro potrebbero vedere. E lo diremo. Per quanto riguarda le tabelle... Poi non è che io non sia d'accordo con lei, con certo, lui. Per quanto riguarda, poi do la parola a Manzato, per quanto riguarda le tabelle, la prima parte delle tabelle sono praticamente com'è la situazione, se mette la prima tabella alla regia, grazie, com'è attualmente, come dovrebbe diventare dopo il decreto. No, dico le ultime, decreto. Quelle sulle le quali ultime, lui è quelle stato sono anche molto che erano oggi molto sul garbato. Corriere della Sera, come diceva giustamente Zabeo, non sono del Corriere della Sera o di un giornalista, sono della Federconsumi, dunque le abbiamo prese però. Tutte perché sono arrivate nelle testate giornalistiche e noi ne abbiamo preso atto e le abbiamo messe citando. Ma la critica non era certo a voi. Certo, abbiamo citato la voce. Mentre queste invece sono com'è la situazione attuale e come dovrà diventare. Volevo dividere che non tutti, far tutto un erba un fascio. Manzato. Lui non ha fatto. Beh, io sono convinto che ovviamente parlare di liberalizzazioni e del tema sia assolutamente determinante anche sulle singole, magari dopo faccio una piccola riflessione sul trasporto pubblico locale, però è altrettanto vero che il governo oggi ha portato un pacchetto facendo delle scelte politiche molto precise, cioè escludendo alcune liberalizzazioni, introducendo delle altre. Nel momento in cui si parla anche stasera delle liberalizzazioni che si sarebbero dovute fare, credito e quant'altro, è perché ci si aspetta magari in Parlamento, ma da parte di tutti, perché stiamo cercando di fare tutti quanti il meglio possibile, anche di aumentare, di inserire nuove liberalizzazioni. Quindi è evidente che perché si parla anche di altre cose oltre alla liberalizzazione, perché ci si aspetta che il governo immetta il principio della liberalizzazione e non la scelta di cosa liberalizzare. Ecco, invece, per entrare velocemente nel merito, ma mi domando, è sul trasporto pubblico locale. Ci mettiamo il trasporto pubblico, Cristian? Sì, perché interviene in un più o meno, sono problemi che possono essere poi descritti anche territorialmente. Io vedo che oggi in Regione Veneto, per esempio, ecco, ma tutte le regioni... sugli autobus o trasporto pubblico locale. Locale, con il servizio gestito in molte realtà da aziende pubbliche in regime di monopolio, invece diventerà che ogni comune di residenza, dovendo ripianare la propria posizione debitoria, è aperto alla privatizzazione del servizio di trasporto. Ecco, penso che per esempio la Regione Veneto interviene, ma come tutte le regioni, moltissimo come finanziamento a sostegno del trasporto pubblico locale. E questo cosa significa? Significa che noi interveniamo perché in alcune zone del Veneto non sarebbe, se ci fosse una liberalizzazione totale, non si arriverebbe mai. Perché ovviamente nella tutta la parte montana della provincia di Belluno è dura arrivare a far sì che un privato possa competere per poter arrivare dove magari ci sono tre persone che salgono nel pullman. Cioè, secondo me non è solamente una panacea, bisogna entrare come nel sistema dei tassisti piuttosto che del trasporto pubblico locale, piuttosto anche dell'energia o del credito, che non c'è in questo provvedimento, entrare nel merito, perché da una parte si possa vedere nel merito se porta questo tipo di occupazione in più, ovviamente ci si spera, essendo però anche in Parlamento il decreto, magari poterlo migliorare, inserire qualche cosa di più. Ecco perché le liberalizzazioni, stiamo parlando di ciò che può avvenire. Io spero 10.000 persone in più occupate, spero anche che ci sia qualche cosa in più da immettere, magari dalle categorie o dai politici possa venire anche uno spunto in questo senso. Certo. Va bene, allora andiamo. Sì, ovviamente su questo tema, per quello che io ho letto il provvedimento e soprattutto la bozza che è entrata al Consiglio dei Ministri con qualche modifica, sulla questione del trasporto locale, la tendenza del provvedimento vuole portare cioè non al caos, all'accorpamento di tante società, perché il problema è che noi abbiamo una media elevatissima poi rispetto a paesi del nord Europa, arrivando addirittura al 60% in più dei costi sul trasporto. Allora immaginare che il Veneto, dico per dire magari una sciocchezza, ma abbia un'unica società di trasporti per arrivare anche nel comunello lontanissimo in montagna Belluno, ma con dei costi ripianati in termini generali più bassi, i costi sicuramente si abbassano, poi la regione e i comuni decideranno quanto dovrà pagare il biglietto alla fine o meno, sostenendo una parte della spesa come oggi ampissima da parte dello Stato e ovviamente della regione in primis, ma la volontà è quella di abbassare i costi in un accorpamento maggiore di società, certo. Questo è l'indirizzo con cui ha spiegato il governo il provvedimento sulla questione del trasporto. Sì, però no, nella privatizzazione della Thatcher
Ma non è una privatizzazione questa, è una liberalizzazione che è proprio un altro argomento. Nella liberalizzazione, la chiami come vuole, quando io prendo una società e la privatizzo, cioè prendo una società di trasporto e la dico, chi la vuole la prende e la privatizza, giusto? No, qui ci sono società che possono nascere domani mattina, queste sono quasi tutte società a partecipazione pubblica dei comuni, ma ormai sempre più quotate in borsa. Sempre, sono dei comuni. Sono tutte ormai, sono tutte società per azioni, questo ormai. Certo. Una vecchia municipalizzata sopravvive in rari posti, quindi cioè, è un passaggio già superato quello. Professore. No, dicevo che comunque il problema difficilmente si risolve. Se entrano più i privati, in certe zone non hanno interesse a entrare, perché le aziende sono in perdita e quando entrano aumenta il costo delle prebende del comune, delle regioni, per cui non si risolve. Bisogna gestire meglio e con più attenzione quelle aziende che già funzionano. Questo è un grosso problema che va risolto. Io credo il come è fondamentale. Bravo. Perché il allora, come è fondamentale. Certo. Però qui mi perché non posso è che il privato porta più ma soldi. Forse non mi tocca non parlare. Fa girare dica le aziende questo. Meglio il privato. Voglio spesso, dire qua alcune il sì, comune di no. residenza dovendo ripianare la propria posizione debitoria aperto alla privatizzazione del servizio di trasporto. Cioè lo scopo sarebbe quello di ripianare la posizione debitoria perché del quasi comune. Quasi tutti, certo. No, quindi, non ripianare. Posso dire qualcosa? Come sarà? Realisticamente non la può ripianare. Ma voglio dire, lì è come è scritto, a me pare che il discorso sia quello di aprire la possibilità, liberalizzando rispetto ad una situazione bloccata e quindi consentendo per collegare la privatizzazione, che vi sia una competizione in modo perché la diminuzione dei prezzi nasce dalla competizione, non dalla liberalizzazione. Vi sia una competizione fra aziende che alla fine si propongono con dei costi inferiori a quelli attuali. Però voglio dire una cosa, se si seguisse il suggerimento del professore non vi è soluzione migliore di quella dell'azienda di interesse pubblico gestita da l'ente privati. Pubblico Nordi. Perché l'ente pubblico non si pone il profitto. Certo. Io riuscire a trovare e ha anche delle facilità di strutture che il privato non ha e non ha l'ammortizzazione delle risorse impiegate. Quindi io sono sempre stato convinto che se vi è una situazione di monopolio nel privato, per cui un privato è solo e stabilisce i prezzi, allora voglio liberalizzare. Ma quando a un certo punto un comune si può avvalere per un servizio pubblico che valga la pena, abbia una struttura organizzata e che dura 365 giorni. Quando un comune si può avvalere delle strutture comunali, delle risorse che ogni anno gli entrano in cassa e non deve farsene dare dalle banche per doverle poi ammortizzare, e del fatto di non cercare il profitto, ma secondo me lui è vincente rispetto ad un privato che deve fare la stessa cosa. Nordio. Sì, vorrei contribuire un po' a dare un contributo a questa discussione sul trasporto pubblico locale. Noi agiamo in funzione integrativa e complementare rispetto al TPL e credo che abbiamo costi chilometrici che sono mediamente di un quarto inferiori ai costi chilometrici delle aziende pubbliche. Un contributo da questo punto di vista lo possiamo dare anche perché esiste la normativa di riferimento. Io sono presidente di un consorzio regionale che ha in circolazione nel Veneto 750 mezzi tra vetture e motoscafi collegati attraverso un numero unico che è l'unico esempio in Italia e probabilmente anche in Europa di una regione così vasta collegata con un unico numero telefonico, tra l'altro anche SMS per i sordomuti, diciamo così. Da questo punto di vista noi abbiamo l'assessore regionale, abbiamo insomma, amministratori pubblici, noi vogliamo entrare e avere un ruolo in questa partita perché ci crediamo fermamente. Tra l'altro il senatore giustamente diceva cosa c'è dentro questo decreto. Noi abbiamo fatto una proposta come Confartigianato Nazionale in questo senso, chiedendo al governo di valutare nel decreto di inserire un regime premiale dove le aziende pubbliche che vanno a gara rispetto all'affidamento dei chilometri fossero in qualche modo premiate per il fatto che dessero un numero di chilometri aziende del nostro settore
al fine di poter vincere la gara o di mantenere l'affidamento. Tenete presente che in Germania, perché poi noi siamo una regione che da questo punto di vista si confronta con l'Europa, in Germania gli operatori del servizio taxi in generale, mediamente il 25% del fatturato deriva da questo tipo di attività, con punte anche in alcune città fino al 35%. Quindi noi siamo qui per giocare il nostro ruolo e per farlo fino in fondo, per permettere al cittadino di avere la stessa quantità di servizi con una qualità migliore, senza per questo costare in questo momento di crisi in cui le risorse sono scarse, i bilanci regionali, tra l'altro giustamente l'assessore regionale diceva che la regione investe nel trasporto pubblico in modo consistente, è la seconda voce quindi di spesa. Il vostro malumore qual è allora? Ma il malumore è per esempio che in questa partita noi non ci siamo, dentro il decreto delle liberalizzazioni questo aspetto non viene in qualche modo coltivato, non viene considerato. Se questa fosse una... noi accetteremo anche maggiori aperture di mercato, ma come contropartita diciamo noi ci mettiamo in discussione, capisci? Le vostre aperture si dice siano soprattutto la vostra contestazione, perché praticamente oggi la licenza ha un costo, un domani potrebbe averlo e anche non averlo un costo, oppure un costo minimo. Allora, e sembra che la arrabbiatura dei taxisti sia soprattutto questo. Sì. Diciamo che io ho visto alcune cose non sufficientemente valorizzate rispetto a quel prospetto. Ce l'abbiamo arrabbiato, è chiaro, ne ragioniamo. No, le licenze non sono bloccate. Nel Veneto, la regione Veneto dal 1998 ha fatto una revisione del contingente, 2002 ha fatto la revisione del contingente, 2005 e 2007, quindi ciclicamente ogni biennio, ogni triennio la regione Veneto va a verificare i contingenti e li ha sempre aumentati. Oggi ci troviamo una svolta della storia, c'è una crisi che è sotto gli occhi di tutti, quindi credo che ipotizzare oggi nel Veneto aumento di posti di lavoro in questa situazione sia alquanto problematico. Tenete conto che abbiamo talmente sovradimensionato i contingenti che oggi in Veneto ci sono 85 licenze nei comuni ferme che quando il comune prova a fare il bando di gara naturalmente vanno deserto. Liberalizzando non ci guadagna l'utente, c'è cioè la competizione tra vari taxisti. Sì, ma noi siamo qua, guardi, anche il discorso delle tariffe, per esempio, potremmo avere delle idee da questo punto di vista che dare maggiore flessibilità in modo che l'utente in questo modo possa spendere anche meno avendo la stessa qualità. Le idee ci sono, noi le abbiamo, le mettiamo a disposizione in qualsiasi momento, perché a noi ci piace progettare il futuro più che vivere del passato, capisce? Quindi noi siamo prima della pubblicità, cosa chiedete voi che venga fatto per essere accontentati in maniera pratica? Per esempio questo ruolo nel TPL noi vorremmo in qualche modo che fosse valorizzato, perché poi ci compete anche per legge, quindi che nelle gare del TPL fosse previsto un regime premiale per quelle aziende nel caso in cui utilizzano le nostre imprese, in qualche modo sia valorizzato questo aspetto a beneficio del bilancio pubblico, perché le dico un quarto di costo chilometrico in meno, credo che a fine anno su milioni di chilometri il beneficio sia l'utente in questo. Certo, perché ha la stessa quantità di servizi. Lei parlava prima di 3 persone su un autobus, le nostre autovetture sono fino a 8 posti, quindi siamo ampiamente in grado, in certe zone a bassa domanda e in orari a bassa intensità, siamo in grado sicuramente di sostituire l'autobus a un quarto del costo, quindi il cittadino ha lo stesso servizio. Gli esempi in Italia ci sono, basta andare a Modena. Ho capito, un quarto di costo, uno sale in autobus, spende un euro. No, un quarto di costo per l'azienda pubblica. Ah, per l'azienda pubblica, io dicevo per l'utente. Allora, le aziende pubbliche sono sovvenzionate mediamente, però alla fine l'utente guarda quello che spende di tasca propria, non quello, certo, che guadagna. Esatto, è così. Mediamente le aziende pubbliche sono sovvenzionate, ma a questo punto di vista le aziende venete anche qui hanno un'eccellenza rispetto al resto del paese, ma mediamente tra il 60 e il 65% dal bilancio pubblico, e quindi capisce anche lei che l'investimento pubblico è sostanzioso. Se la regione potesse risparmiare 1 milione di chilometri, solo che Nord le sta guardando la sua attività con la regione, io invece cercavo di guardare la sua attività con l'utente, cioè bisogna vedere da che punto uno guarda l'utente, il beneficio con la regione, credo che abbiano, o con la politica, ragione tutte le attività, no, se guarda con l'utente invece è da verificare. Cioè, corriamo il rischio di non avere risorse per andare a servire le aree a bassa domanda e in giorni in cui
la domenica, per esempio, capisce? Se lei guarda la frequenza delle corse la domenica in alcune città è molto più rada rispetto nei giorni feriali. Questo perché? Perché il costo per la produzione del servizio è talmente elevato che le aziende pubbliche non riescono a fornirlo. Però se noi, costando appunto un quarto in meno, riusciamo a garantire lo stesso servizio per il numero di passeggeri, credo che il cittadino ha lo stesso servizio e questo è il beneficio. Vado in pubblicità, però poi voglio chiarire, ma se me la mette così, sì, ha sicuramente ragione lei, però me la mette nel rapporto con lo Stato. Lei dice i tassisti nei confronti dello Stato, in questo caso nei confronti delle regioni, obiettivamente hanno meno costo. Io invece la voglio guardare dal lato dell'utente, quello che sale in macchina da lei, e dice quanto costa un viaggio? 10 euro, 20 euro, 30 euro? Quanto posso risparmiare con la liberalizzazione? Questo volevo sapere io. Ho capito allora, che se lei lo guarda con la regione, ha ragione lei, indubbiamente. Allora, qui, se questo è, sono due cose distinte, trasporto pubblico locale, credo di trovare più è una cosa, la questione delle tariffe è un'altra. La liberalizzazione, okay, guarda questo, credo. Esatto, allora lì si parla di flessibilità di tariffe. Tenga conto che anche da questo punto di vista in Veneto abbiamo creato una certa flessibilità, non è rigido il sistema, abbiamo creato il taxi rosa, il taxi d'argento, le tratte fisse. Ma se ce ne sono le più volte pubblicità, risparmia l'utente, mi può dare questo? Questo, noi siamo un'attività ad alta intensità di lavoro e ad alta intensità di energia. Alcuni dati, dottor Zabbeo li ha dati prima, abbiamo le assicurazioni più alte del mondo, abbiamo il costo del gasolio più alto del mondo e il costo della manodopera più alto del mondo, per non parlare del livello della tassazione. Quindi pretendere da noi di fare quello che altri non fanno credo che sia in quanto meno, diciamo così, ingeneroso. Però da questo punto di vista noi ci troviamo tra due fuochi: l'utente, che giustamente pretende tariffe più basse, per esempio, e per esempio l'Agenzia delle Entrate, che chiede di fare il nostro dovere di contribuenti. Noi ci muoviamo tra questi due fuochi, tenendo conto l'alta intensità di energia e l'alta intensità di lavoro. Non è comprimibile questo, capisce? Però ci mettiamo in discussione e da questo punto di vista credo che le risposte... Ha parlato politichese Nordio inizialmente nel ragionamento che abbiamo fatto, però poi voglio addentrarmi come voglio addentrarmi nelle farmacie. Elisabetta, se diamo i numeri per interagire con noi. Sì, potete continuare a scriverci al 345-3341-171 oppure potete chiamarci allo 049-80-777-53. Torniamo tra pochino. Rieccoci. Senatore, devo alzare il dito così? Quando alzo il dito così bisogna che lei si fermi. Allora, Elisabetta, abbiamo la pagina di TG.com 24 delle 22.11. Se la mettiamo in video, eccolo qui, guardate. Allora, liberalizzazione, la mettiamo anche nel monitor centrale, grazie. Liberalizzazione, il governo vara il decreto, 5.000 farmacie e 500 nuovi notai. Beh, tra l'altro la borsa New York ha chiuso con più 0,76. E poi il CDM lungo 8 ore, Monti stop alle tasse occulte, scheda frequenze TV, stop beauty contest, Mediaset legalità sospesa, Berlusconi dice nulla è cambiato, Di Pietro TG.com dice ci è stato poco coraggio, poi sui taxi o lo mettiamo sul monitor grande, grazie Cristian, perché non riesco a vederlo, ah, non si può, allora lo leggi tu Elisabetta dei taxi, gentilmente. Taxi sulle licenze decide l'autority dei trasporti e non più i comuni. Arriva il tribunale per le imprese. Monti, mi aspetto un più 10% del PIL in 10 anni. Per aprire una società un giovane potrà avere come capitale iniziale soltanto un euro. Monti, non temo un calo di consensi, tanto non ci saremo alle prossime elezioni. Ora nessuno può dire che abbiamo lasciato tranquilli i poteri forti. I partiti però già parlano di modifiche in Parlamento. Chi vuole commentare queste prime dichiarazioni, soprattutto quello che abbiamo? Se lasciamo la pagina un attimino, Cristian. I poteri forti non sono stati toccati. Assolutamente. Perché autostrade, distribuzione delle frequenze, banche non sono state toccate. Quindi mi pare che hanno toccato i tassisti, i farmacisti. Allora, sui farmacisti, per esempio, io ho un'esperienza di questo genere. In alcune zone, in alcune regioni d'Italia, ci sono delle problematiche dove effettivamente, per una ragione di densità di popolazione o quant'altro, ci sono farmacie. In Sardegna mi è capitato di avere delle farmacie che sono a 15 km di distanza, 20 km. Quando sono i turni, devi fare 30 km per andare a prendere il farmaco. È disagevole. Allora si può inventare e questa privatizzazione deve essere lasciata alle regioni, perché ogni regione ha una sua capacità di capire il territorio e di calare sul territorio queste riforme.
Perché se no non possiamo fare tutta la stessa cosa. Perché non so, certo. A Padova credo che non sia un problema eccessivo di farmacie. La liberalizzazione può cambiare sicuramente qualcosa, ma può essere più o meno positiva. Ma per esempio sui taxi, l'improvviso mutamento del regime economico del settore dei taxi vuol dire che uno che ha accumulato la sua pensione fino all'ultimo giorno e va in pensione e vende la sua licenza non vale più niente. Certo. Allora lo Stato vuole privatizzare questo, li ricompra tutte e le ridistribuisce. Perché non è così? No, no, Giotaccia però dovrebbe spiegarlo lui, ma non è così, lo sai. Ma è un po' perso. È così, è lui la parte interessata. Non è così se le licenze... Per esempio, partendo dalla licenza, che è uno degli argomenti principali, e che tra l'altro vede, guarda, io ho fatto anche l'assessore al commercio, quindi è quando le distanze dei bar, parrucchieri, eccetera, sono saltate, io ho proprio vissuto quella fase di... chiamiamola liberalizzazione, che poi lo era relativamente, non è che c'è stato l'intervento dello Stato, se uno aveva un bar che aveva comprato allora a, che so, 300 milioni di lire, che gli dava un supporto, perché in quel momento la sua licenza, magari comprata 15 giorni prima di questa nuova normativa, valeva di meno. In questo caso, loro lo sanno, si vuole andare incontro al valore della, cioè lo Stato si sta prendendo l'impegno, perde qualcosina sicuramente, cioè sono stati trattati, no, con i guanti bianchi un po' di più. Un'altra cosa che secondo me va incontro a quello che chiedono loro è il fatto che loro lo sanno, quando il titolare della licenza è malato, va in vacanza eccetera, di fatto il taxi sta fermo, c'è una carenza di servizio in quel momento perché c'è un taxi meno. Se me lo passi, però, non sai, è così. Loro hanno anche perché? Una libertà. Perché ci metti la moglie, sì, perché ci metti qualcun altro che poi non sa neanche dov'è Piazza Garibaldi o cosa. Oggi, con questo intervento, si è andato incontro. Ma parliamo sempre di realtà che non sono il Veneto, capito? Cioè, questi traguardi che lei sta dicendo, che giustamente evidenzia, sono tutte cose. Di quello che è la sono tutte cose che nel Veneto abbiamo dagli anni 90. Nella capito? Vostra attività avete una libertà di orario, cioè. Abbiamo la flessibilità, che tanto. Molta flessibilità. Certamente, che la flessibilità che ci viene chiesta, capisci? Cioè, un servizio pubblico non è mica. No, certo, un regalo. Quando lui dice, noi abbiamo aggiornato ogni 2 anni, mi pare di aver capito, numeri, no? Sì. Il numero dice, la risposta è già data. Effettivamente io, in quello è quasi impossibile che un ente serio, sensibile al rapporto, domanda-offerta, che viene a dire che è aggiornato, oggi abbia bisogno che ci sia un altro che gli dice io. Questo sono perfettamente d'accordo. Sono d'accordo con chi dice che certe decisioni vanno lasciate al livello che è interessato e che non c'è bisogno. Questo tornando alla questione delle licenze, perché poi insomma, certo. Non mi piace neanche lasciare le cose sotto traccia, noi non cioè, le licenze in realtà non hanno nessun valore, non hanno mai avuto valore per noi nel Veneto. Noi valorizziamo l'impresa, noi facciamo atti di trasferimento di impresa e il valore dell'impresa è calcolato sul patrimonio, su quello che si è fatto in questi anni. Noi abbiamo patrimonializzato le nostre imprese, se non direttamente, ma le abbiamo patrimonializzate attraverso le strutture consortili che ci siamo dati sul territorio, che fanno occupazione, fanno sviluppo e fanno anche investimenti tecnologici. E questo è un aspetto che va sottolineato, cioè questa cosa qui, non è la licenza che vale. In piazza dove eri tu fino a stamattina, cioè questa cosa qui, non parliamo di licenza, parliamo di imprese. Se ragioniamo in termini di imprese e di bilanci, i nostri bilanci sono pubblici perché le nostre cooperative e i nostri consorzi hanno bilanci depositati, fanno investimenti consistenti ogni anno. Creiamo occupazione. Sta parlando davvero in modo tale che magari il nostro telespettatore non riesce a comprendere. Faccio domande semplici. Voi avete oggi un taxi con le liberalizzazioni. Oggi faccio l'esempio, inizio da questo che è banale. Il taxi ha un valore commerciale di 100.000 euro. La è sbagliata la vostra. È sbagliata, è sbagliata la domanda, mi può rispondere ugualmente? Sì. La domanda è sbagliata, la semplifico. Il suo taxi oggi ha un valore di 100.000 euro. Non è un taxi, è l'impresa. È un'impresa, la sua impresa. Cerco di semplificare che la gente capisca. L'impresa di cui ha in possesso un taxi vale 100.000 euro. Se viene liberalizzato con questo decreto, quanto
vale la licenza del suo taxi che prima valeva 100.000 euro? La domanda mia è: vale di più, vale di meno, è uguale? Se uno scommette sul proprio futuro e fa impresa e ci crede nel suo lavoro, il valore non può diminuire. Se uno invece pensa... Ma se viene liberalizzato? Ma se viene liberalizzato, guardi che il lavoro non è... il lavoro va creato, l'utente va incoraggiato, cioè ci vuole qualità nel servizio, ci vuole efficienza, ci vuole organizzazione. Il lavoro non si crea così dal nulla. Non riesco a spiegare. La mia domanda è molto semplice. Gliela rifaccio e poi andiamo dai farmacisti. Il suo taxi, la sua impresa vale 100.000, vale 100 euro, va bene? Viene la liberalizzazione da Monti, ci sono più taxi, invece che 1.000 ce ne sono 2.000. La sua licenza, quanto vale? La sua impresa, quanto vale? Mi risponde a questa domanda, se mi può rispondere. Torno a ripetere, se l'impresa produce ed è efficiente, il valore non cambia. Se invece si pensa che solamente in mettere un veicolo in più si dimezza il valore o non si crea valore, non ha nessuna. Quindi è indifferente quando si fa, intanto chiariamo una cosa: in tutta Europa il settore non è liberalizzato, è regolamentato più o meno. Io parlavo su un discorso diverso per spiegare, è un discorso stiamo parlando probabilmente di qualcosa che non c'è. Io parlavo in una maniera semplice: oggi il taxi vale 100 euro, ma le abbiamo già fatte queste operazioni qua. Io sono invece dell'idea che va arrabbiato proprio per questo. Ma non sono stato. Io ho sentito taxi, si sono arrabbiati per questo, perché dico: una licenza, ho speso 200.000 euro, adesso con la liberazione ne vale metà. Infatti è su questo che il governo è intervenuto. Certo, esatto, infatti, solo che non riesco a capire il nord. Invece le farmacie, ha ragione il professor Marocasi quando dice che in certe città le farmacie a 15 km, se io ho bisogno di un farmaco... Professore, prima il senatore Ramponi giustamente parlava di capacità di assorbimento del mercato, ed è lì che noi dobbiamo arrivare. Con questo provvedimento sono state lanciate sul mercato 5.000 nuove farmacie, un numero così preso abbastanza a caso, secondo me, che andranno quasi tutte aperte, tra l'altro, per il meccanismo degli abitanti e dei resti nei paesi tra i 9 e i 12.000 abitanti, dove ci sono già 2-3 farmacie. Cioè, dove ci sono 2 farmacie se ne apriranno 4, dove non ce n'è nemmeno una, come denunciavo, non se ne aprirà nemmeno una. Questo è l'effetto della legge. La nostra proposta è di aprire 2.000 farmacie, al massimo 2.500, che sono quelle che il mercato è in grado di assorbire, che creerebbero anche posti di lavoro, perché non andrebbero a porsi davanti alle altre farmacie, ma nei paesi dove la farmacia non c'è. Queste farmacie creerebbero posti di lavoro e non toglierebbero posti di lavoro alle persone che lavorano nelle farmacie già aperte, perché è importante anche questo. Noi vogliamo permettere ai giovani di accedere alla titolarità della farmacia, ma se noi apriamo una farmacia dove lavora un giovane e nello stesso momento un altro giovane viene licenziato da una farmacia, il saldo del lavorativo è chiaramente zero. E questo noi vogliamo. Noi purtroppo non siamo stati ascoltati dalle autorità, dal Ministro della Salute, perché abbiamo avuto delle proposte che avrebbero potuto veramente aprire le farmacie dove realmente servono, senza andare a creare inutili sovrapposizioni. Ricordo che in Francia il 29 novembre del 2011 è stata approvata una legge che va in senso contrario a quello che stiamo facendo noi. In Francia vi era una farmacia ogni 3.500 abitanti. Si è visto che il servizio era talmente scadente e le farmacie non riuscivano a fornire i servizi per cui le farmacie sono votate, che le farmacie devono erogare, che è stato portato il limite a 4.500, quindi il quorum è stato portato da 3.500 a 4.500 ed è stata addirittura proibita l'apertura di nuove farmacie per una serie di anni in alcune zone ad alta densità. Ne sa anche i risultati? È stato positivo o negativo? È del 29 novembre 2011, quindi adesso vedremo i risultati e avremo bisogno di parlarne. Va detto, io sono d'accordo con la proposta e secondo me ci arriveremo. Vanno dette due cose: che il governo un mese fa voleva aprire la fascia C dentro i supermercati con la liberalizzazione. Questo sarebbe stato l'unico paese al mondo. E quindi non è vero, io non difendo il governo, però bisogna dire le cose come stanno. Il governo ha fatto pesantemente retromarcia, anche perché ci sono alcuni parlamentari che si sono messi non tanto a tutelare la lobby dei farmacisti quanto il servizio soprattutto sanitario, quindi l'hanno veramente una lobby, no, ma lì, però lì il governo ha ascoltato come la fascia C rimane le farmacie, non va ai supermercati. Sì, però la cifra era, ma è vero anche che la Francia li aveva quasi raddoppiate qualche anno fa, e sta tornando indietro. Cioè, ogni paese va fatta la fotografia in base alla sua storia, un po' come le liberalizzazioni, ma quando America
Repubblica, certo che non dobbiamo far guardare diverse. L'Europa quando conviene e quando sì, invece va in senso contrario, quello che abbiamo noi non lo dobbiamo guardare. Però è vista la storia. Perché la farmacia deve fornire un servizio. Però io credo, Mina, che il ragionamento che faceva il professore Ermanno Case sia di una correttezza e di una onestà nei confronti del cittadino. Io non so a Venezia quante farmacie ci sono, però se uno deve andare in barca a prendere un farmaco, davvero muore prima di arrivarci. No. Cioè, mi dico, le farmacie dovrebbero, qui spetta la regione, ai politici, trovare la situazione logistica che accontenti gli abitanti del luogo in numero adeguato alle esigenze degli abitanti. Invece delle volte si guarda più il lato economico e gli interessi privati. Ma è la pianta organica. Deve essere utilizzato un sistema molto pratico, la statistica, vero professore? Allora, la statistica ci viene incontro, siccome tutti parlano di numeri, poi usano poco gli statistici. Se nel territorio riescono a individuare quali sono le esigenze da un punto di vista statistico, no, si fa presto a rimediare. Ma il problema è che spesso i politici sono esenti da questo tipo di attività, siccome poi peraltro stiamo facendo delle trasmissioni per incentivare questo tipo di scienza, che è importante perché poi tutto gira attorno alla statistica. È giusto, professore, quindi la statistica poi dovrebbe dare risultati e credo che la politica dovrebbe avere bisogno della statistica per riuscire a trovare certi meccanismi per soddisfare le esigenze del popolo e del territorio. La statistica può dare le informazioni, può dire guarda che la situazione è questa, dopo chiaramente spetta alla politica dare l'indirizzo di carattere generale, se vuol dare propulsione, se vuol dare un segnale forte, come mi pareva che fosse, che volesse dare all'inizio, e cioè nessuno deve sentirsi esente da possibilità di essere toccato. In questo senso credo che l'abbia dato, perché mi pare di capire dal rispetto al topolino che si vede, voglio dire, il cancan che è stato fatto è di dimensioni enormi, straordinario, vero? Salvo quello appunto delle farmacie, perché lì quel numero di 5.000 è veramente impressionante, cioè 5.000 vuol dire nuove, quelle che sono scritte lì sopra. Se vediamo di nuovo la pagina, poi vado anche in Friuli per sentire quante farmacie ci sono a Pordenone o giù di lì. Che io chiamo garanzia delle capillarità del servizio, serve proprio per aprire le farmacie dove servono. E sicuramente, io dico, una di quelle 2.000 farmacie dovrà essere aperta dove, diceva dove, prima dove il signore. Noi abbiamo fatto anche un'altra proposta, di aprire anche delle succursali, dei dispensari farmaceutici nelle località turistiche, per andare a soddisfare le esigenze dei turisti nei periodi in cui queste servono. Perché è chiaro che una località della Sardegna può avere 5.000 abitanti e poi averne 200 in inverno, e una farmacia normale non può sopravvivere in queste condizioni. Noi chiediamo di poter aprire dei dispensari per poter soddisfare le esigenze dei turisti quando questi sono nel luogo. Questo è quello che vogliamo noi. Cioè, le farmacie vanno aperte dove servono, non vanno aperte nei centri storici. La Rosolè, che volevo chiedere appunto com'è la situazione farmacie e taxi, visto che in Friuli abbiamo questo collegamento, sentire appunto nella nostra redazione del Friuli, ricordo che abbiamo una redazione in Friuli, una a Roma, una a Verona. Allora Rosolè, com'è la situazione taxi e farmacie? Siete soddisfatti oppure, come diceva il professor Manocase, c'è bisogno in qualche posto della città di qualche altra farmacia? Non sono di Pordenone, sono di Trieste, quindi non facciamo del Friuli, non rendiamo specifico l'intervento su questa città. Doveva fare la benzina, ferma, doveva fare la benzina Rosolè lei allora? A Trieste. No, sì. Costa meno. Infatti volevo allargare un attimo la discussione su alcuni spunti importanti che secondo me voi avete evidenziato nel corso della discussione. Il primo è, l'incapacità che questi interventi di liberalizzazione hanno di agire nello stesso identico modo in tutti gli angoli del nostro territorio, del nostro territorio nazionale, laddove all'interno dello stesso decreto si mette in evidenza la grande disparità di condizioni, e parlo di farmacie, come di taxi, come di altre situazioni, che ci sono nelle varie zone del territorio nazionale. Io volevo riprendere un attimo il vostro discorso fatto sulle liberalizzazioni nel trasporto pubblico locale, sugli interventi per quanto riguarda la rete ferroviaria,
è fare un piccolissimo esempio che riguarda la regione Friuli Venezia Giulia e sposare in questo modo le dichiarazioni fatte da più persone presenti in studio. Rispetto al fatto che liberalizzando e quindi non garantendo il servizio, si rischia che moltissime zone del territorio nazionale rimangano escluse da quelle che sono gli interessi delle grandi multinazionali o delle grandi società che un giorno decideranno di investire sul nostro territorio. E vi faccio un piccolo esempio che riguarda la mia regione, che è il Friuli Venezia Giulia, che già nei confronti dell'Italia è carente rispetto a quelle che sono le condizioni intervento economico anche sulle infrastrutture. Ma vi faccio un esempio: se la regione Friuli Venezia Giulia con 10 milioni di euro non si paga i collegamenti aerei con Milano Malpensa, già ora non ci sono i collegamenti aerei con Milano Malpensa. Se la regione Friuli Venezia Giulia non si paga i treni notturni che la collegano a Milano e a Roma e alcuni treni che consentono il collegamento dei territori meno agevolati in questo momento, Trenitalia non collega tutte le zone del Friuli Venezia Giulia col resto del paese e all'interno dello stesso Friuli Venezia Giulia. E ultimo ma non ultimo, se la regione Friuli Venezia Giulia non si paga la terza corsia, non esistono interventi né statali né privati né di nessun genere che consentano al Friuli Venezia Giulia, anche attraverso la sua partecipata, di costruirsi la terza corsia della regione Friuli Venezia Giulia. Ecco, tutto questo l'ho detto per un semplice motivo che forse si allontana un po', e non vorrei con questo sollevare le lamentele dei presenti in studio rispetto al mio intervento. C'è un piccolo dettaglio che forse le è sfuggito, che siete comunque una regione a statuto speciale che ha qualche vantaggio in più rispetto a quelle ordinarie. Ma guardi, anche su questo mi pare che si stia dimostrando che così assolutamente non è rispetto a quelle che sono stati gli interventi lo dica anni. Qui no, comuni del Veneto che vogliono venire da voi. Non ha fatto le barricate in tutti no, i provvedimenti. No, ma ci sono tanti comuni del Veneto che sono venuti da noi. No, ma si chieda perché. Gli interventi legislativi degli ultimi anni però credo abbiano inficiato molto la specialità della regione Friuli Venezia Giulia rispetto alle capacità economiche che la regione Friuli Venezia Giulia ha avuto. Per cui voi mi dovete spiegare quale intervento c'è nel fatto di essere una regione a statuto speciale col fatto che c'è un vantaggio. Rosolè non può negare che non ci sia un vantaggio. Un po' di decenza. Direttore, se mi consenti. Rispetto al fatto che ci dobbiamo pagare i collegamenti, qual è il vantaggio? Mi scusi. Se non c'è vantaggio, torniamo al turno ordinario. Sì, appunto, diceva Manzato. Se non c'è vantaggio, si torna ordinaria. No, comunque direttore, c'era una cosa, quando avete fatto quella schermata sul TGCOM c'era un provvedimento secondo me molto importante. Se la facciamo rivedere, volevo terminare con la Rosolè prima della pubblicità. E quanto costa il gasolio a Trieste, Rosolè, oggi? Se me lo può dire. No, non lo so, nel senso costa sicuramente molto meno di quello che costa. Esattamente come nel resto del paese in questo momento. No. Anche perché gli interventi che avevamo fatto con la legge regionale posso finire. Certo, così? Però non costa come il resto dell'Italia, né a Gorizia, costa come nel né a Trieste. Dopo la pubblicità le dico quanto costa il gasolio a Trieste, al confine, va bene. Dico quanto viene a costare. No, allora, oltre confine, non a Trieste e Gorizia. No, in Italia, Trieste e Gorizia, parlo in Italia, quanto costa il gasolio. Dopo glielo dico dopo la pubblicità. Elisabetta, se ricordiamo i numeri per interagire con noi, poi do la parola a tu, del commercialista. Deve dirmi perché Berlusconi ha detto che non è cambiato nulla, poi voglio sentire il commento su questo. No, perché Berlusconi ha detto hanno fatto nella schermata, la fai vedere la schermata del TGCOM un attimo, che sia poi vado in pubblicità, su una richiesta di Zabeo. No, c'è un punto importantissimo che le imprese sentono e hanno protestato, io credo giustamente, e credo su questo vada dato atto al governo di aver messo in campo questa misura che può essere migliorata, quello di
pagare sostanzialmente i debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese attraverso i BOT, sì, e comunque stabilire che da oggi in poi la pubblica amministrazione pagherà 60 giorni praticamente i propri fornitori. Questo è importantissimo perché le aziende private italiane avanzano 70 miliardi di euro dallo Stato, sì, e questa è una cosa inaccettabile, 40 dei quali sono in capo alla sanità, quindi alle regioni, e il fatto praticamente di dare comunque un sostegno economico, quindi pagare i soldi che aziende praticamente hanno fatto lavoro ma non hanno ricevuto i soldi, è sicuramente una misura importante che va nella direzione giusta. Mi viene da sorridere. Se ne pagano una parte, perché se ne pagano in pubblicità, in botte, no, do la parola, carta, promesso. Vabbè, comunque, avere la carta e non averla, Zabè, vado in pubblicità. Anche perché te la puoi, te la puoi anche capire. C'è anche la rateizzazione su Equitalia. Vado pubblicità, però una considerazione, un sorriso mi viene nelle dichiarazioni di Berlusconi che ha detto nulla è cambiato e nelle dichiarazioni di Di Pietro quando dice c'è stato poco coraggio. Allora mi domando, quando questi politici hanno voluto Monti lì al governo poi lo criticano, allora vorrei un commento poi anche da voi a rientro della pubblicità. Elisabetta, se ricordiamo i numeri. Potete continuare a scriverci al 345-3341-171 oppure potete chiamarci allo 049-80-777-53. A tra poco. Allora, rieccoci, dopo la pubblicità, anche durante la pubblicità, l'argomento di studio è molto interessante, abbiamo molte persone che hanno chiamato, chiedo loro scusa se non passiamo a telefonate, cercheremo di passarne qualcuna, abbiamo già un ospite collegato, mi sembra Riccardo, giusto? Carlo da Trieste. A Carlo da Trieste, allora pronto? Sì, buonasera. Buonasera signor Carlo. Sì, così a titolo di curiosità, la benzina grosso modo costa in Slovenia, e dunque quella da 95 ottani, 1300... 1,372 euro. Dunque meno della nostra. Quella, sì, di gran lunga, sono circa ormai quasi 50 centesimi di differenza. Parliamo con, non con lo sconto regionale, d'accordo? C'è il prezzo pieno a confronto del resto del paese. Vabbè, al confine a Trieste dalla parte italiana quanto viene, Carlo, là, il gasolio, la benzina? Esattamente come nel resto d'Italia. Sì, come nel resto d'Italia, sì. senza la tesserina della benzina agevolata. Ma non per i residenti. Cioè, esiste per i residenti nella regione Friuli Venezia Giulia. Allora, stiamo dicendo questo, no? Rosolei, stiamo dicendo per i residenti che hanno un risparmio sulla benzina e sul gasolio rispetto agli altri italiani. Abbiamo allora, detto questo. I residenti. C'è da precisare una cosa, che la tesserina della benzina agevolata la nuova benzina agevolata. Praticamente è uno sconto riconosciuto da parte dei petrolieri nei confronti della zona, diciamo, di Trieste. No, signor Carlo, non abbiamo detto perché, per come, per cosa. Abbiamo detto semplicemente che il cittadino... Ma è importante dire perché. No, le spiego. Scusi. No, Rosolè, le spiego. Arriviamo al soldo. È importantissimo dire perché. No, ma alla perché fine in andiamo... Italia... Rosolè, le spiego, mi scusi. Andiamo. Scusi. Ha ragione, poi le faccio dire perché. Però dal lato pratico, io voglio essere pratico. L'abitante del Friuli, Giuliano, come vuole chiamarlo, risparmia per... a ovvi motivi rispetto agli altri italiani sul costo della benzina e del gasolio. In questo momento risparmia solo se va a fare benzina oltre confine, quindi se va a fare benzina in Slovenia e in Croazia. Io le dico che in questo momento c'è un gravissimo problema a Trieste e in tutta la fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia. Perché i benzinai stanno rischiando la chiusura in quanto la gente va a fare benzina oltre confine. Lei pensi che l'Italia perde 200 milioni di euro per i pieni che vengono fatti oltre confine a 50 metri dall'ex confine tra l'Italia e la Slovenia? Certo, Carlo, se vuole ultimare il ragionamento. I residenti che da parque per cercare di ammortizzare la signora Rosalì sta dicendo delle cose giuste, solo che non è il problema tanto, diciamo, della benzina, perché è vero che in questo momento la situazione dei distributori di benzina è veramente, diciamo, non grave, gravissima, ma poi quando si va oltre, ad esempio, per chi fuma ha un ulteriore risparmio, ad esempio, nel comprare le sigarette. E poi adesso che hanno aumentato l'IVA, i prezzi alimentari stanno diventando più concorrenziali
confronto, diciamo, i prezzi, diciamo, nostrani. Sì, ma Carlo Rosolan, credo sia un problema per tutte le regioni confinanti con i paesi stranieri, specialmente una volta si diceva questo per la Svizzera, che andava in Svizzera risparmiava, chi va in Slovenia sì, risparmia, cioè... Ma è per il Veneto rispetto al Friuli. È tutto legato un po' alla crisi in cui stiamo vivendo adesso, perché... E io sono intervenuto perché volevo, diciamo, fare una considerazione. Innanzitutto volevo complimentarmi per i suoi ospiti, oltre che con lei, che fanno benissimo la trasmissione, perché sono veramente preparate. Però la mia considerazione è questa, cioè noi potremmo parlare fino a domani mattina per quello che riguarda se liberalizzare sì o liberalizzare no. Però vede, quando io faccio una considerazione, quando stavamo tutti quanti con le lire, con la lira sgangherata, un qualcuno, e stavamo tutti quanti bene, è comparso qualcuno che ha detto no, la lira non va bene, andiamo nell'euro che si sarà ancora meglio. Dopo anni di euro ci siamo ritrovati tutti in povertà, e questo è un dato di fatto. Sul più bello che ci siamo abituati nella povertà di cosa con l'euro, viene il signor Kissinger, qua mi rifaccio una fonte stampa, dice che aveva un migliore amico comunista, che è un suo amico comunista, e Tucker. Nel frattempo cominciamo a far guerra in giro per il mondo, anzi, pardon, delle operazioni di pace, e dopo con tutto questo ambaradan ci ritroviamo ad andare in pensione a 67 anni con una pensione misera. Certo, è stato chiarissimo Carlo, è stato chiarissimo, abbiamo capito. Solo un attimo, finisco, la prego. Sono rapido. Dopo ci dicono che compare, cade il governo, un governo eletto da noi, ricompare un qualcuno dell'amico dell'amico e ci dice che dobbiamo liberalizzare per stare ancora meglio. Allora io la considerazione è questa: se io devo accettare le liberalizzazioni, a me piacerebbe, diciamo, prima di tutto fare un referendum, cosa che non è costituzionalmente riconosciuta, se ad esempio voglio entrare nell'euro o voglio entrare nell'Europa, oppure un referendum che mi fa bene tutto questo. Carlo, il discorso dell'euro è un po' più grande che semplificarlo così. Io credo che se l'Italia non fosse entrata nell'euro la situazione sarebbe drammatica. E dunque bisognerebbe faremo una trasmissione anche su questo. Il perché, ma non il percorso. In questo euro. Ma non in questo euro, però nell'euro bisognava entrarci. Signor Carlo, grazie, continui a seguirci, va bene? Grazie a lei, buonasera, auguri. Grazie. Luciano Berzella, la faccio di lei, però può intervenire anche lei, darmi una mano, perché come lei è rappresentante del Consiglio Nazionale dei Commercialisti. Abbiamo visto la situazione che ci vanno più notai, ci vanno più richieste di liberalizzazione in questo settore. Ma io, come ho detto prima, il tema della liberalizzazione delle professioni, come dire, per quanto riguarda poi la nostra professione, è un tema che, come ho citato, è un falso problema. Tocco tre punti che sono i tre punti essenziali su cui si interviene. Tariffe, abolizione delle tariffe. L'abolizione delle tariffe è un, come dire, è una questione ideologica. Noi abbiamo le tariffe sostanzialmente liberalizzate, cioè non costituisce più una violazione della deontologia non applicare le tariffe da 12 anni, non da ieri, ma da 12 anni, e molto spesso, e quindi non sono vincolati già da molto, quindi liberalizzazione per noi questo non è certamente. Per quanto riguarda il tema dei preventivi, i preventivi forse toccano altre professioni, la nostra, essendo nella maggior parte dei casi una professione vicina alle imprese, non c'è nessun imprenditore che non vuole sapere prima che cosa spende di professionista, come non vuole sapere prima cosa gli costa fare un impianto. Io non ne ho mai trovato. Quindi anche questo mi sembra un falso problema. Il tema dell'assicurazione obbligatoria, la citazione, è un elemento di garanzia, naturalmente per il cliente. Già nella grandissima parte dei professionisti iscritti al nostro albo, presente. Il tema dell'ingresso alla professione, che è l'ultimo trattato nel provvedimento, è un tema anche questo già presente nel nostro ordinamento attraverso un sistema, un meccanismo diverso, che è gli accordi con gli Atenei, per cui, facendo la somma di tutto questo, non sembra che questo sia un elemento di particolare liberalizzazione. Io credo che però, quando si parla di professioni, si tende sempre a far confusione. Cioè, chi parla di liberalizzazione come elemento chiave per la crescita delle professioni pensa che questo sia, che l'albo professionale sia un vantaggio per l'iscritto.
Non è così. Cioè, il cardine dell'ordinamento è la garanzia per l'utente, per il cliente. Oggi, nel caso mio specifico, alcuni dei servizi professionali che rende la nostra categoria potrebbero essere tranquillamente fatti da un tassista piuttosto che da un farmacista. Sta poi al cliente scegliere se farsi fare determinati servizi professionali, cioè, appunto, da una persona qualificata questo, o no. Non c'è questo, liberalizzando il tutto. Quindi, da questo punto di vista, voglio dire, per quanto ci riguarda, il problema non si sposta di un metro rispetto a prima. Sono altre forse le professioni che, avendo delle riserve di funzione più accentuate, hanno qualche elemento di rigidità in più. Però anche qui bisogna vedere che tipo di paese vogliamo essere. Vogliamo essere un paese di regole che consente ai cittadini di muoversi in determinati ambiti in maniera protetta, non nei confronti dei pericoli esterni, non dei pericoli che gli iscritti agli albi possono portare, o li vogliamo lasciare senza regole? Il mercato è un luogo di regole, non è un luogo di non regole. Quindi, a questo punto di vista, credo che, voglio dire, per quanto riguarda proprio gli elementi di fondo del provvedimento che ci riguardano, ripeto, non ci siano grossi problemi. Credo che il tema della liberalizzazione sia un tema, come dire, importante. È un tema che peraltro forse viene più sbandierato che efficacemente adottato. Ci sono degli elementi apprezzabili, peraltro, nei provvedimenti governativi, qualcosa è stato anche detto. Aspettiamo, come dire, la fase 3, la fase 4. Domani e dopodomani dovrebbe decidere. E professor Fabri prima diceva: io devo dire questo, non sono d'accordo. Su cosa non è d'accordo, professor Fabri? Io immagino che quando uno sente la parola liberalizzazione gli viene in mente qualcosa di positivo per il cittadino, e quindi non solo dei rapporti tra singola categoria e Stato per quanto riguarda le tasse da pagare e cose di questo tipo, che non c'entrano niente perché dovrebbero essere sempre pagate indipendentemente da nuove leggi. Il problema che io noto invece è che all'interno di questi provvedimenti c'è una grande quantità di privatizzazioni di servizi pubblici a livello locale che si dice che dovrebbero essere privatizzati. Io non ho capito come si leghi quello che abbiamo visto lì sopra con quello che abbiamo letto, perché non c'è scritto la serie di privatizzazioni nelle cose che sono nel rapporto ANSA che abbiamo letto prima. Ma se fosse così, io penso che non sia così una cosa così automatica che si possono chiamare liberalizzazioni le privatizzazioni. Sono tutta un'altra cosa. E a mio giudizio, se riguardano i trasporti, riguardano servizi essenziali che il privato gestirebbe a prezzi più alti e non farebbe i sacrifici che fa il servizio pubblico nei confronti di quelli che sono disagiati, perché isolati, perché in zone non servite da altri servizi, perché i servizi si chiamano uno con l'altro a ripetizione e fanno poi paese, ecco. Questi servizi sarebbero, secondo me, a svantaggio, questo modo di gestire sarebbe a svantaggio del cittadino. Io non riesco a capire come si possa chiamare all'interno di un decreto di liberalizzazione tutta una serie di altri provvedimenti di questo tipo. Se posso aggiungere però un po' di pepe anche per le professioni libere. Cioè, io non ho capito. No, io sono d'accordissimo con quello che ha detto il dottore. Però non si capisce come loro stessi, tutti i professionisti, avvocati, medici, ma lasciamo parte i medici perché hanno un curriculum europeo, non si capisce perché non chiedano di fare un provvedimenti universitari che potrebbero nel tempo eliminare la necessità di avere l'ordine, vale a dire la ulteriore selezione dopo l'università. Perché c'è l'ordine? Perché ci sono gli ordini? Perché c'è la necessità di selezionare, di scremare da un insieme che è molto vasto, un insieme piccolo di professionisti che diventano liberi professionisti. L'università ne manda fuori tanti. Ecco, bisognerebbe che ci fosse, e allora se vogliamo tendenzialmente eliminare una serie di barriere alla gestione degli albi, un migliore raccordo tra gli ordini e l'università, così che si pongano limiti al numero di professionisti che possono uscire dall'università con quel nome, perché nel tempo
che se ne dica, che dica l'Europa, si va verso la specializzazione delle professioni. Certo. Sempre di più. Quindi la gente che viene fuori deve essere sempre più brava a fare queste cose qua. E non può essere il tassista che va a sostituire. Certo, uno può prendersi un tassista a sostituire il commercialista, ma a suo discapito. E io credo che sia insensato per tutte le professioni che riguardano le cose importanti, la salute, le cose essenziali del cittadino. Certo, allora prima di andare in pubblicità, volevo prendere Saia e il senatore Ramponi e anche Manzato. Se mi rifate rivedere la pagina dell'ANSA, praticamente di Gcom, e mi commentate, Berlusconi dice nulla è cambiato, Di Pietro c'è stato poco coraggio. La domanda, Saia, se lo pone il cittadino normale, dice ma come? Questi signori, magari Di Pietro meno, Berlusconi di più, comunque non è questo l'importante, decidono di mettere il nostro Monti al governo e poi quelli che l'hanno messo lo criticano per certe operazioni che fanno. Non è un po'... Ma no, ma questa è la politica, nel senso che... Ma non è mai una volta che... Vabbè, ma in un flash posso dire che a qualcuno può andare meglio, a qualcuno meno bene questo provvedimento, è anche un messaggio per dire da qua alla traduzione in legge e alla conversione, alziamo l'asticella e quindi già ti stiamo mandando un messaggio politico che alcune cose vanno cambiate, in un senso per uno, in un senso per l'altro. Potrei anche maliziosamente dire che Berlusconi sicuramente non è molto soddisfatto sulla questione delle frequenze, perché Mediaset è quella che viene colpita e massacrata. Peraltro so che non è un tema. Beh, prima ne aveva fatto di un'erba un fascio, insomma, con le sue frequenze, con quelle che degli altri. Guarda, io non... aveva regalate un po'. Ma io non voglio entrare nella. So che. No, bisognerebbe entrare nei meriti delle frequenze. No, no, non voglio entrare nella storia, se mi fai finire. Ci voglio entrare invece, perché non sono un esperto su queste cose. Però, guarda, coincidenza, oggi pomeriggio, parlando con chi è esperto di questo in termini politici, ma sul piano tecnico, mi dice che questa sarebbe una stortura a proposito di Europa che non esiste in nessun'altra parte d'Europa, cioè che una frequenza improvvisamente che tu hai già si decide che costi e che devi pagare qualcosa allo Stato per averla. Altra cosa è il canone, perché forse, insomma, scusi, credo che qua siamo in una TV e si sa un canone viene un canone viene pagato. Non è proprio così, alla frequenza. Chi ha detto questa cosa? Cioè, un canone viene bene che a Berlusconi vengono private, viene privato di frequenze e che deve pagarle, invece gli altri no. E questo è il ragionamento che ha fatto. No, che in Europa non è così. Cioè tu paghi dei canoni come si pagano anche in Italia, sono sicuramente... Una cosa, la frequenza è un'altra. Certo, infatti sto dicendo, non è che uno ha la frequenza e non paga allo Stato qualcosa, paga un canone. Ma chi è? Credo che siano bassi per queste... L'esperto che le ha dato queste informazioni. Ma questo non mi pare corretto, io l'esperto è molto esperto, io assicuro. È molto esperto? Molto esperto. Molto ma esperto. È funzionario Fininvest? No, non è funzionario assolutamente. Allora non può essere. Non è assolutamente non funzionario. Non può aver detto una cosa di questo genere. Beh, però se lei invece di contestarmi su questo mi dice che è diverso, mi interessa saperlo. Sì, perché mi dice con chiarezza che questa normativa in Europa, negli altri paesi, non c'è. Per cui dica allora, se è vero. Poi... In Europa le cose funzionano in maniera completamente diversa. Questa, cioè, nel senso, loro nel senso sosteso che per 90 c'è... giorni la decisione su... Nel senso che... Il concetto di frequenza in Europa è diverso dal concetto di frequenza in Italia. In frequenza in Italia vuol dire che il vecchio 8 megabit, 8 mega di larghezza di banda dell'analogico... Ce lo spieghiamo anche i nostri spettatori, professor Casi. Sì, allora, il vecchio analogico, cioè Rai 1, no? Rai 1 c'era solo un segnale con un palinsesto. Adesso Rai 1 su quella frequenza riesce a infilarci dentro 7 palinsesti. Certo. In Europa lei quando chiede una frequenza le danno un pezzettino della frequenza analogica, quindi non le danno 8 mega di banda, gli danno meno. Praticamente in maniera semplice. Cioè quando viene distribuita la frequenza in Italia, beh, viene distribuita la vecchia frequenza analogica che non è quella frequenza digitale. Siamo noi che distorciamo il concetto. Però questo che il provvedimento che noi abbiamo di fronte sospende per 90 giorni la decisione su questa questione e vuole di fatto raggiungere un obiettivo che è quello di, a bocce ferme, cioè le frequenze già che si hanno da 10, 20, 50 anni in base alla TV, vogliono decidere di farla pagare. No, ma attenzione, Berlusconi le ha avute
e anche di più. Ma io non sto mettendo in discussione storia, non mi interessa neanche tracci, non mi appassiona, glielo dico, perché è la sua materia, la sua professione, no, ma siamo a casa le sua. Le spiego, siccome lei è un senatore, domani le sarà chiesto di votare, così io voglio a che lei mi risponda, coscienza però. Cioè, e coscienza. Il provvedimento che allora, c'ho il problema è molto semplice, che in Europa quando uno ha un palinsesto, quando passa in digitale gli rimane un palinsesto. Cioè fa un programma. In Italia gli viene consegnata tutta la frequenza, quindi ne fa 7. E quindi io, in questo momento, su questo canale, che peraltro è già stato messo all'asta, e io ne sono privo, perché tra 6 mesi dovrò spegnere questa emittente, grazie al Beauty Contest, allora, io poi sono in grado di mettere in onda 9 palinsesti diversi, quindi sono ricco. Mi hanno decuplicato la mia potenza di emissione. Posso mettere in onda 10 programmi contemporaneamente. E lo faccio, hai capito? Berlusconi può fare la stessa cosa. Quindi non gli hanno dato una frequenza con palinsesto in analogico, è diventata una frequenza col palinsesto digitale. Io non avevo detto questo. No, le spiego perché. Quindi, poveretto, non deve soffrire, non è che l'hanno maltrattato o che l'Italia ha fatto le cose peggio. L'Italia ha fatto per le emittenti locali e nazionali, ha fatto presumibilmente qualcosa di meglio. Il problema è sulla ridistribuzione delle risorse, che hanno gestito male la distribuzione delle risorse, perché i canali buoni sono stati dati ad alcuni e i canali cattivi sono dati alle emittenti private, a quelle locali. E questo è stato il dramma, ed è il dramma che succederà adesso nella riassegnazione delle frequenze, perché alle emittenti locali, per esempio il Veneto che ha problemi di confine, sono stati dati tutti i canali, dico tutti, che andranno in conflitto con Croazia, Slovenia e Austria. E stranamente, per una congiuntura astrale che succede solo in Italia, invece Berlusconi, Rai, La 7 e tutti gli altri, a Tele+1, Tele+2, che è sempre Berlusconi, gli hanno dato tutti i canali buoni. Mi spiega perché? Allora, quando le chiederanno di votare, faccio un pensierino e pensi anche a noi. Lei mi ha aperto un po', ma non me l'ha... Non mi ha dato una soluzione, capisci? Sì, perché le spiego la soluzione. Allora, quando le va bene come legge, quando hanno distribuito, punto... quando hanno distribuito le frequenze, hanno detto 9 le hanno distribuite tutte. Poi hanno detto di quelle che abbiamo già distribuito, 9 frequenze le venderemo. Quindi qui i concessionari non sono stati privati delle frequenze. Quindi è buono questo passaggio sulla legge? Cioè, loro gli hanno assegnato praticamente le frequenze. Poi lo Stato io non voglio uscire, parliamo televisivo. Di tassisti, no? Sono esperto in tante altre cose, non in questo. Al massimo so usare il telecomando. Però lei traduca sul provvedimento. A un le sto tassista chiedendo che se ha posso. La macchina a benzina, ha detto avrai una macchina a gasolio, no? Un certo numero di licenze, no? Poi improvvisamente ha detto 9 licenze le vendiamo al miglior offerente alla telefonia mobile, perché così dice, hanno deciso. E hanno portato a casa 4 miliardi di euro, scusate. È chiaro che qualcuno è rimasto senza. E sono di 9 emittenti, 9 frequenze che mancano dal mercato. Ma nello stesso tempo, nella riorganizzazione del mercato, non si sa perché il ministro Romani, con un'intelligenza unica, è riuscito a mettere da parte 6 frequenze. E queste 6 frequenze non sono state, non vogliono essere date alle emittenti locali. Devono essere distribuite col Beauty Contest, e quindi non posso io andare a dire ma io ho 1 euro, me la compro. No, no, perché devono essere state ai bravi. E i bravi hanno un profilo preciso. Quelli che fanno il telegiornale 27 volte al giorno, quelli che hanno un bilancio di un certo tipo che noi non potremmo mai avere, e molte altre cose. E si è fatto un profilo preciso. Quindi, di queste 6 frequenze, che se lo Stato vendesse porterebbe a casa altri 4 miliardi di euro, invece di darle alle private, che sono state private locali, sono state private delle frequenze, vengono
presumibilmente, se restava il vecchio governo, regalate Rai, Mediaset, La 7 e Telepiù. Questo è. Maurizio, allora, chiudiamo. Non hai capito molto bene. No, io ho capito, però l'unica cosa che non mi ha risposto è, se, visto che fa schifo questo provvedimento, sì, qua mi pare che invece sia buono. No, è contrario, fa schifo. È fa schifo questo. Sì. Anche qua, ancora di più. Spiegando, no, ha detto che fa schifo. Se io, ma scusi, se io le porto via l'auto, no, ma, e non gliene do un altro in cambio, mi pare che vada a sospendere che il provvedimento sia, come dire, un tassista. Le porto via, siamo al contrario. Invece di liberalizzare, se aumentiamo i taxi, diminuiamo le emittenti. Scusi professore, lui diceva questo governo le ha sospese, no, lui parlava, stiamo parlando, sì, del provvedimento di che questo, che... ma il professore diceva il governo Berlusconi ha fatto questo, ma parlava del problema. Mesora che domando, se il provvedimento di cui parliamo oggi, no, del governo Berlusconi che non c'è più, va bene o no? È sbagliato perché hanno questi sei frequenze del beauty contest sono state congelate e invece devono essere distribuite a quelli a cui sono state private le frequenze. È una cosa di una banalità unica, no? Comunque ci sarà, secondo me, la prova del 9. Non hai capito, non è contento, professor Magas, non è contento come editore? No, perché hanno tolto... La risposta che vuole sapere, sì, sai, sì, se lei è contento oppure nessun no. Ma editore in questo momento? Di quello che è deciso. Del provvedimento del governo sulla questione per cui va a sospendere questa cosa che a lui non piace. Hai chiesto se è contento o no del provvedimento, giusto? Sì. Di questo, allora, di questa questo parte, provvedimento, non è contento. Le spiego perché... È vero che ha bloccato, perché non gli va quello che è stato deciso fino a ieri e adesso il governo va proprio incontro a quello. Senatore, ha fatto mezzo provvedimento, ha ritirato le frequenze da regalare, ma non le ha date, non le vuole dare alle locali. Le tiene come riserva perché dice le metto all'asta. Ma questo il problema è prima ma sono già state affidate, cioè sono già state sono già in possesso, in uso di delle TV, mi sembra di capire. Quindi la sospensione significa che andiamo a venderle queste. Sì, allora sono state vendute. Ma le altre, quelle che sono state vendute, quelle prima? Certo. 61, 62, 63, 64, 65, fino al 69 sono state vendute. Dal 61 al 69 sono state vendute. A 675 milioni di euro per frequenza. Improvvisamente dopo qualcuno se lo voleva regalare. Brevissimo, io se fossi Presidente del Consiglio farei esattamente la stessa cosa. Però non sono d'accordo perché sono dall'altra parte della barricata. Manzato e poi la pubblicità. No, io credo che adesso io sono totalmente ignorante su tutto. Sì, prego. Come tutti, però, credo. Però c'è una cosa che deve essere, ci sarà la prova del 9. Se questo provvedimento è contro il governo Berlusconi, il governo dura 4 mesi, forse 2. Credo, quindi si vedrà subito se questo provvedimento è contro o a favore di Mediaset. Se è contro Mediaset, questo governo è finito. Se invece l'hanno appena detto, adesso non ho visto il giornale, non so citarvi il giornale di stamattina, c'era un articolo dove c'era una certa preoccupazione di Mediaset perché vengono tolte delle risorse. Il problema è che queste risorse appartengono ad altri. Appartengono fisicamente ad altri. Allora si può stabilire. Allora, il precedente governo cosa ha fatto? Ha detto diamo un rimborso spese per la rottamazione. Chi vuole andare fuori dal mercato, come potrebbe essere per i taxi? Tu non vuoi più fare il tassista, liberalizziamo, dicevo prima, compriamo le licenze e poi le ridistribuiamo. Lo Stato deve essere quello che raccoglie le risorse e le ridistribuisce, non può soltanto abbattere il mercato perché vuole liberalizzare a casaccio. Allora c'è qualcuno che vuole andarsene, cosa hanno messo a disposizione per 625 emittenti locali? Hanno messo a disposizione 240 milioni di euro. Il che non vuol dire neanche il rimborso degli impianti che stanno funzionando, visto che ci hanno costretto ad andare in digitale e noi abbiamo speso qualche milione di euro per farci vedere a Trieste, a Roma, a Bologna, piuttosto che a Trento, eccetera. A Napoli. Questa è la problematica. Quindi se vuoi rottamare, e se no rottami lo stesso. Attenzione, addirittura con meccanismo micidiale. Prima mi dici che rottami. Perché quando andiamo a ridistribuire le frequenze e tu non rientri nel bouquet delle frequenze che non ci sono, quelle che sono rimaste, allora comunque vai fuori e senza neanche una lira.
questo, è lo Stato, stato... questo è il governo, lo Stato italiano. Questo, quello precedente, ma questo non ha cambiato regime. Questo dice tu devi chiudere il negozio perché te lo dico io, perché ti apro di fronte un supermercato. Può essere che sia democrazia, non c'è problema. Ma il problema, quello che mi preoccupa di più, che la maggior parte dei deputati e dei senatori che sono passati attraverso questo studio non conoscono il problema. Vuol dire domani mattina il Gazzettino lo chiudiamo. Perché? È perché la carta serve solo a uno e agli altri non serve. Io quando chiudo la baracca... Perché quando io ti do... lo assumo io, no, adesso. Vengo a lavorare da sai, ma sì, l'assistente, sì. In regola, ti metto in regola. Allora, però, noi abbiamo tutta gente a tempo indeterminato, salvo alcuni casi, no? Tempo indeterminato e a contratto... Comunque un po' di soldi lo Stato mi risulta che dia, perché ogni finanziaria abbiamo... il vostro presidente dell'associazione che viene davanti alla commissione bilancio per un mese sta stazione là per avere di nuovo ma siccome parliamo di soldi le posso dire una cosa, che il digitale sia stato se lei mi garantisce questo è il problema, liberalizziamo il mercato pubblicitario. Se lei mi realizza, io rinuncio a qualsiasi contributo, perché sono più bravo a andarmi a raccogliere il contributo pubblicitario piuttosto che aspettare l'agonia dei contributi che vengono dallo Stato. Non li voglio, io sono un imprenditore, perché devo darmi i contributi? Per quale motivo? Ma liberalizziamo comunque il mercato. Dopo la pubblicità, dottor Casa, mi spiegherà invece negli altri paesi europei come sono le fattorie. E siccome il mercato pubblicitario è così fatto che uno che ha il 40% di audience ha il 70% del mercato pubblicitario, c'è qualcosa che non funziona. È come la Fiat che producesse 10 macchine e ne vende 20. Vabbè, andiamo a posto, perché sai, vuole sapere durante la pubblicità anche con l'Europa. Voi sapete, voi due, che dovete prendermi nell'eventualità che chiudono le frequenze, chiude l'editore e mi manda via perché è chiuso tutto. No, vengo assunto da voi due, perché dopo parlate vengo assunto da voi due. Minimamente di prenderti, ti assicuro. Il senatore, io sono qui che ascolto pazientemente. È chiaro che quando uno alza il dito, quando si dibatte sulle farmacie, se dopo gli dai la parola quando si dibatte sulle frequenze, è sfasato ed è fuori tempo. Cioè io allora dovrei quando bloccare mi tutti... toccherà, non ho capito che cosa... Allora te lo spiego io, siccome il proprietario della TV... Mi hanno pregato di entrare in sto argomento, così mi hanno anche pagato. Perché il senatore Ramponi... Non è così. Il senatore Ramponi mi dà anche i tempi televisivi. Se il senatore Sai ha fatto una domanda all'editore, mi permetta, l'editore deve dare una risposta delle frequenze. Ma io non solo dico questo. E io devo, le spiego senatore, mi fai un problema, le spiego senatore. Non mi spieghi niente. Ho la pubblicità. E allora cosa mi spiega? Poi se devo dare la parola al mio editore, era quello che ti stavo per dire. Allora mi dia una mano, se non mi dà una mano così. Ma eri assolutamente vincolato, poi devo dire onestamente che il discorso delle frequenze comunque entra negli argomenti che stavamo trattando. Sì, cercate di salvare televisioni locali, Parlamento, altre storie. Non stiamo parlando di la viabilità del Friuli. Stiamo dicendo argomenti che sono all'ordine del giorno. Vado in pubblicità, poi abbiamo ancora tante cose da dirvi. Elisabetta, se ricordiamo i numeri. A un certo punto ti decida a darmi una foto, va bene. Sì, potete inviarci i vostri sms al 345-3341-171 oppure potete chiamarci allo 049-80777-53. A tra poco. Rieccoci. Miliardo e 300. Parlano ancora delle frequenze. Ha spiegato il professore come funziona? Però un po' di ragione, no, fermo, perché non ne vediamo più fuori. Lui non deve andare a candidarsi a prendere voti. Io sì, capisco. Quindi voglio anche far vedere un minimo nella media. Certo, abbiamo le vignette, poi passiamo un po' le telefonate, perché i nostri telespettatori sono arrabbiati a tutta Italia perché non passiamo le telefonate. Allora, andiamo a vedere, chiedo alla regia le nostre vignette e ce le gustiamo un po' e poi sentiamo qualche telefonata. Vediamole. Silvio, dovremmo soccorrere l'Italia. Voga Alfano, voga! È tradizione consolidata che vadano salvati prima i comandanti. Torneremo poi per recuperare i resti. L'economia ha toccato il fondo! Per fortuna, è il fondo salva stati. Finché regge! I
Maya dicono che nel 2012 ci sarà la fine del mondo. Peggio, ti toglieranno la tripla Z. Il Silvio Pensiero. Sono disoccupato, in Italia non c'è futuro. Però il mondo ha bisogno di me. Mi iscrivo alle primarie USA e vinco le elezioni. Vado alla Casa Bianca. Invito Putin, un po' di bunga bunga e il mondo è salvo. Berlusconi dice che il mondo è salvo, ecco, un po' di bunga bunga, un po' di qua, un po' di là. Gelindo, sono Elisabetta. Allora, volevo dire, prima lei ha citato il fatto che Berlusconi abbia detto nulla di nuovo e che Di Pietro abbia detto invece non ha avuto coraggio. Ed effettivamente io ho esordito prima dicendo che questo decreto riprende nei settori che tocca quello che noi stavamo costruendo con il nostro decreto, per cui è giustissimo che Berlusconi dica nulla di nuovo, che poi in termini di argomenti e anche in termini di proposte, c'è chi dice 5.000 farmacie, noi diciamo 3.000, ma in realtà questi punti, 11 punti, erano 11 punti che facevano parte del decreto che noi stavamo costruendo. Quindi nell'affermazione di Berlusconi c'è soltanto l'affermazione di una giusta continuità sugli argomenti che anche loro noi avevamo visto, oltre che quelli molto più difficili che ha citato il dottor Zadeo e che invece probabilmente progressivamente verranno presi. Ma io avevo alzato il dito prima quando si parlava di farmacie, perché eravamo stati chiamati in causa i politici, perché il professore aveva detto esiste la statistica, tra l'altro la statistica è un mezzo per individuare a un certo punto le caratteristiche del fenomeno e poi sulla base di quello risolvere. Ora, il politico rispetto al rappresentante delle farmacie, rispetto al rappresentante dell'industria che produce, il politico ha una funzione che è una funzione intermedia. Cioè il primo compito che io sento è quello, qualsiasi incarico io ricopra, di garantire il servizio alla società. Il secondo è quello di assicurare che vi sia una giusta distribuzione della ricchezza. Quindi va bene tener conto dell'esigenza territoriale, ma se a un certo punto vi sono delle farmacie che hanno un bilancio e degli incassi esagerati, ma perché non fare in modo che invece vi possa essere un'altra a fianco che possa quindi dividere delle grosse entrate e dare lavoro a persone in più? Quindi il primo compito è quello dei servizi, il secondo è quello di assicurare che vi sia una giusta distribuzione del reddito in modo che si abbiano anche posti di lavoro per la società. E quindi questi, la statistica ti può aiutare? Questi sono i tre punti fondamentali. La statistica ti può aiutare in questo? E tutto questo può nascere solo dal dialogo fra i rappresentanti dei tre tipi di interessi. Passo al telefono. Prima ha chiamato il nostro telespettatore D'Avellino, Elisabetta. Adesso non vuole più intervenire perché l'abbiamo fatto attendere troppo. Sentiamo però che abbiamo in linea ora. Pronto? Pronto. Buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, sono Gelindo, parlo da Rosolina, siamo vecchi. Buonasera Gelindo, se le chiedo gentilmente rapidità, Gelindo. Molta grazie. Rapidità. Allora, sono d'accordo con le liberalizzazioni. Pronto? Prego. Allora, sono d'accordo con le liberalizzazioni, anche se queste non risolvono il problema dell'occupazione, della crisi economica che c'è, che ci sarebbero altre cose da fare, ma non posso dilungarmi perché il problema diventa molto ampio, molto lungo da discutere. Se è rapido Gelindo, allora nel concetto la ringrazierei. Allora nel concetto bisogna risolvere il problema della crisi finanziaria come tirando via la corruzione che c'è in Italia, fare pagare le tasse a chi le devono pagare, fare redistribuzione del reddito e aumentare la produttività. Poi volevo dire un'altra cosa, tanto così per fare un po' lo spiritoso, questa sera vedo i nostri rappresentanti politici, mi sono meravigliato del fatto che il rappresentante della Lega non abbia la sua cravatta verde e il suo fazzolettino verde sul taschino, è un po' un'anomalia, probabilmente sarà dovuto alle beghe interne che ci sono tra loro. E poi anche glielo chiediamo, Gelindo, glielo chiediamo, ha fatto una provocazione e noi gliela chiediamo a manzato, se è così.
Grazie Gelindo. Allora, prima della parola a Zambeo, la provocazione del nostro telespettatore. I problemi, non mi nascondo dietro un dito, i problemi sono ovviamente tutti... Lei più dalla parte di Boss o di... No, ma guarda, io ho sempre avuto la vocazione di non essere legato a un lombardo. Penso che i veneti abbiano tutta la forza per potersi rappresentare, quindi non è un problema, sono amico sì di Bossi che di Maroni. Ma quindi... più che amico come ideali, più vicino a una parte o all'altra? Ma se, no, io, se avete notato, non c'è una grossa differenza, anche perché si sono presentati insieme a Varese, ci sarà anche un senso politico di questo. Tra l'altro sono contento perché lo do in diretta, magari che oggi il nuovo capogruppo è Giampaolo Dozzo e quindi per la Lega Nord al posto delle Uzzoni in Veneto e quindi è una premiata anche un lavoro importante di un grande parlamentare serio. Zambeo, sta scrivendo o sta scrivendo di bello? Siamo no, quasi stavo prendendo degli appunti. Allora, mi dà un posso po'. Posso chiedere a Zambeo una cosa? Perché prego, mi è rimasta. Ma voi due state comandando questa trasmissione. Prima parlava del problema delle banche, che gli sarebbe piaciuto vedere su questo provvedimento qualcosa a riguardo. Io credo che arriveranno provvedimenti in tal senso. Mi fa piacere sottolineare che ci sono tre mozioni che il PDL, le ho firmate anch'io, hanno presentato su questo tema. In particolare ce n'è una, perché quando dicevi le banche perché non erogano soldi, tu hai detto che hanno ricevuto i soldi dall'Europa attraverso gli stati, però poi non erogano sul territorio. 116 miliardi. Lui giustamente ha detto sì, ci sono i cali dei profitti delle banche, i titoli che hanno, che sono nei bilanci, quindi si è abbassato il livello del rating e quindi proprio del valore stesso della banca. La banca può prestare in base a quanti soldi ha, perché deve avere, secondo Basilea 2, 3, sta andando in quel senso, un equilibrio tra quello che ha in cassa. Allora, la mozione PDL e altri, l'ho firmata anch'io, assolutamente secondo me valida e che dovrebbe trovare un grande riscontro tra il settore delle piccole e medie imprese in generale, soprattutto in un territorio come il nostro, prevede una richiesta forte, approfittando anche del fatto che c'è Draghi nella BCE, affinché si possa stabilire a livello europeo o eventualmente una deroga nei confronti nostri, ma lo chiediamo a livello europeo, perché le banche possano derogare nel prestito alle piccole e medie imprese il fatto che per quella fetta di prestiti, mutui, apertura di credito, come le varie formule che vogliamo immaginare che ci sono e che ci possano essere, non debbano avere in cassa la contropartita due, tre volte superiore al prestito come garanzia, cioè per le piccole e medie imprese. Certo, la domanda... ci sono... No, è una cosa fondamentale, no, non la domanda. Qua aggravita i 50 suicidi del Veneto, tutto quello che va in crisi, il rilancio delle imprese va su non questo. Non è che i soldi se ne siano tenute le banche per i propri interessi, e quelli no, che sono prezzati. Cioè, è proprio le motivazioni sono queste, purtroppo. Non è che la politica dovrebbe dare una controllatina anche a questo sistema. Cioè arrivano 116 miliardi di euro alle banche perché queste banche aiutino gli imprenditori, e invece gli imprenditori non vengono aiutati. La domanda è chi controllerà le banche? Ma non è neanche vero così, no, nel senso che non è che le banche non abbiano dato i soldi ultimamente. No, non li danno... No, li hanno se noi guardiamo l'ultimo anno e mezzo, due, non è che non li hanno dati... No, parlo ultimamente, non un anno e mezzo. Il problema è che vanno ai soliti noti, non scusi, vanno a chi veramente Zabeo, hanno bisogno. Scusi, 116 miliardi di euro li ha dati la settimana scorsa. Sì, direttore, però se lei va a guardare l'ultimo anno e mezzo, la crescita delle erogazioni è del 4,5%. Il problema qual è? Che i soldi non sono andati a chi ne ha veramente bisogno, chi è in difficoltà e quindi in questo momento ha l'acqua alla gola. Il problema è che vanno agli amici degli amici. E la discrezionalità perché l'80% dei soldi erogati vanno al 10% circa di migliori affidatari, cioè che sono i clienti, diciamo così, quelli sicuri teoricamente, perché se poi vai a guardare il tasso di insolvenza è molto più alto tra quei 10 che non i 90, quindi vuol dire che i soldi vanno prevalentemente ai grandi gruppi industriali, alle grandi corporation, alle grandi big company italiane, perché nelle banche, nei consigli di amministrazione delle banche non è che sono seduti gli artigiani, i commercianti, se non in casi eccezionali nelle BCC, ma sono seduti gli amici degli amici, i grandi imprenditori, i manager che rispondono a certe logiche, a questi gruppi di potere. E quindi è chiaro che se non scardini questo sistema, se non si interviene, tu ti trovi, giustamente come veniva detto prima... E chi lo può scardinare, Zabè? Beh, lo può scardinare il sistema stesso, bisogna che la politica intervenga in qualche modo, bisogna in qualche modo riportare le condizioni per cui
chi veramente fa impresa, chi crea lavoro, chi crea ricchezza in questo paese venga premiato, non regalati i soldi, venga premiato nel senso che ci sia un'attenzione maggiore di quello che è stato adesso, perché giustamente 50 suicidi negli ultimi 3 anni nel Veneto sono una cosa che non è accettabile in una regione come la nostra. Rosolè, invece, sì, invece voglio sentire... No, vabbè, scusi, sì. Però c'è anche da dire che i soldi che le banche danno ai grossi complessi non è né che li regalano e né che non servono per attivare la produzione. Chieda una garanzia, la realtà è la carenza, è quella che viene chiesta una piccola. Prego. Vedrà che chieda o si informi sostanzialmente qua, che garanzie viene chiesta una grande impresa rispetto a quella che viene chiesta una piccola. Ma noi stiamo parlando di risorse per sostenere la produzione. E secondo lei la produzione e la ricchezza in questo paese chi la crea? Secondo lei la ricchezza e la produzione in questo paese, i posti di lavoro, chi la crea? Tutti la Fiat? Coloro che hanno prodotto. No, la Fiat. Tutti coloro, scusi, che hanno prodotto. Noi la abbiamo Fiat aumentato, o i piccoli in noi paese? Abbiamo aumentato l'esportazione di vini di 4 miliardi, che è un risultato. Ma è la Fiat che questo. Fa la ricchezza di questo paese? Prego? È la Fiat che fa la ricchezza di questo paese o sono i piccoli? Secondo lei gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti? Tutti e due. Tutti secondo e due. Me, guardi... Perché se la Fiat va male, questo paese ne risente. Certo. Se i piccoli vanno male... E siccome no, ne risente noi abbiamo, una parte del paese, che è diverso. Siccome noi abbiamo una grossa proporzione di piccole e medie imprese... I soldi dovrebbero andare a quelli. È chiaro. E i soldi dovevano andare a quelli. Dovrebbe... In realtà le sto dicendo, ma scusi, mi scusi, se il 98% delle aziende d'Italia ha meno di 20 addetti, perché i soldi vanno al 2%? Qui sembra no, che ma mi risponda, qui, mi scusi. Risponda lei. Qui sembra no, che le io banche, domanda, scusa, che le banche facciano dei regali alle grandi imprese. Sì, dove vi sono decine di migliaia di lavoratori. Ma dove? Alla Fiat. Ma mi sa dire, dire quante persone lavorano alla Fiat? Sono 12.000. Sa dove? Alla Fiat? Alla Fiat in Italia sono 12.000. Sa quante lavorano solo nell'artigianato? Ma non è... Il doppio? Ma cosa sta dicendo? Non sa neanche di quello che sta dicendo. Il 98% delle aziende in Italia, meno di 20 addetti, i soldi vanno al 2%. Che non occupa nemmeno un terzo di lavoratori dipendenti italiani. È inutile che noi due litighiamo. Non stiamo litigando. Il problema... facendo capire una cosa il che problema non sa, è la disponibilità di risorse che vanno perché, solo ad alcuni ecco, che vanno solo, ma questi alcuni vorrei precisare non è gente né che risperma ma sono soldi che vanno per che vanno negli Stati Uniti, che vanno in Brasile, che poi vanno in Romania a fare le macchine, che vanno in Polonia, capito? Ma non dove è vanno vero, i soldi? Ma non è no, vero. No, la Fiat perché fa... Perché se è per questo, che chiudono allora, Termini Imerese, che probabilmente chiudono Pomigliano, che Mirafiori l'hanno dimezzata. Se è per questo, anche le nostre piccole medie hanno abbondantemente delocalizzato. Sì. E quindi non mi faccia questo esempio. Ma non hanno preso i soldi dalle banche, la stragrande maggioranza. Lasci perdere, se le banche glieli dessero, potrebbero servire anche loro. Per far funzionare la delocalizzazione, quindi l'esempio sono della indietro, delocalizzazione guardi, non me lo tanti deve dei fare. Nostri sono prima, tornati indietro. Prima di dire che a un certo punto bisogna essere corretti nel considerare i soldi che le banche hanno dato alla Fiat, o se vuoi alla Pirelli, o se vuoi ad altri, servono per consentire il lavoro a decine di migliaia di persone. Ma anche se sono una minoranza rispetto agli altri. Allora il problema, sono una minoranza il problema agli altri, è capisce. La quantità di risorse che si possono dare. Perché lei dice che forse magari era preferibile far funzionare 10.000 assicurare il lavoro a 10.000 persone che erano ripartite in 100 aziende anziché alla Fiat che ne ha 10.000. Vabbè, è opinabile, ma a me personalmente interessa che ci sia un sostegno alla mia produzione. E se c'è una carenza, io... Può essere anche, senatore, può essere anche... Un po' confuse, mi creda, rispetto... le sto dicendo, e lei non me lo può contestare... Io non mi permetto di dare giudizi... Sta dicendo una cosa che non è vera... Sì, io non mi permetto di dare giudizi su di lei. No, io ho fatto un commento. Io non mi permetto di dare giudizi... Lei non si permetta di dare giudizi su di me. Non faccia, non se la metta sulla difensiva così, guardi. No, non è difensiva, è offensiva. No, difensiva, nel senso che... Non si permetta di dire... Se non ha argomenti, io capisco che lei adesso si sincera su questo. Gli ascoltatori decideranno. Sì, ma è chiaro, no, ecco, io non sono politico, allora, devo prendere voti, no, nemmeno dalla Fiat, allora, né aiuti, né soldi, né campagne elettorali, io non faccio politica, quindi guardi, perché, si figuri. Cosa vuol dire? Perché io la faccio in maniera dignitosissima. No, sto parlando di me, ma, con ma, questo, ma che vuol perché dire? Fa la vittima? Sto parlando di me, ho detto che no, io non... sto dicendo che lei non mi deve dire, non deve fare giudizi, no, come io giudizi. Sto dicendo che il 98%...
sto dicendo che il 98% delle aziende ha meno di 20 dipendenti, sì, dà lavoro ai 2/3 degli occupati in Italia, tolto, certo, pubblico impiego. I soldi invece vanno al 2% delle aziende, nella stragrande maggioranza di casi, che danno meno di 1/3 degli occupati. Ma i pochi le soldi. Sembra giusto che un paese vada avanti così? Vabbè, scusi, insomma. Era... Io sto solo dicendo che vi sono risorse limitate e che la scelta che è stata fatta... Ma non sono limitate, le ho spiegato, devo... sono in aumento le erogazioni dei crediti. Zapeo, senatore Ramponi, senatore Ramponi, dico che delle volte anche gli italiani hanno pagato a caro prezzo la Fiat, se uno sentiamo questo tipo di ragionamento. Rosola, invece la situazione economia in chiusura... Con 30.000 operai della Fiat, perché a un certo punto... Volevo fare un esempio per stare sempre nel mio... Ma io non sono un difensore di nessuno, però voglio semplicemente dire, mi sono trovato per esempio ad interessarmi profondamente con l'industria bellica per il mio mestiere, per il mio modo di fare, ma lì vi sono anche lì migliaia e migliaia di persone che lavorano e se a un certo punto vi è un sostegno a quelle aziende anziché ad altre, capisco che è negativo per chi non riceve le risorse. Ma voglio soltanto chiarire agli occhi del pubblico che anche le risorse date alle grosse aziende servono per sostenere il lavoro italiano. Professore Manocase, poi vado a Pordenone e poi... No, volevo fare un esempio perché allora, le emittenti locali italiane, sono circa 600 e qualcosa, da sole fanno circa il numero di dipendenti della Fiat. E i dipendenti della Fiat sono meno delle aziende televisive locali, quelle piccoline che fanno. Sul ragionamento che faceva Zappeo prima, praticamente. Sì, però bisogna vedere. Che, d'accordo, professore. Se i soldi è strategica. Sono stati dati a quelle aziende, non erano dati alle locali. Alle locali non viene erogato nulla. Ma c'è o non c'è in Italia una carenza di possibilità di credito? C'è o non c'è? C'è. E allora il problema è quello. Comunque è in crescita dagli ultimi. Rosolè, com'è la situazione invece? Credo che state dicendo la stessa cosa con sentiamo anche Rosolè altrimenti qui. Rosolè, com'è la situazione aziende in Friuli, visto che abbiamo preso questo tema nel ragionamento qui in studio? C'è stato un grande intervento a supporto delle imprese più piccole da parte dell'amministrazione regionale. Devo dire che i dati della cassa integrazione continuano a, tra virgolette, non dare ragione agli interventi che sono stati fatti, perché purtroppo il numero delle persone colpite dalla crisi in Friuli Venezia Giulia sta aumentando e credo che, ovviamente seguendo quanto già detto dall'esponente della CGA di Mestre, quindi della necessità di garantire i tanti piccoli che sul territorio creano ricchezza e creano la nostra economia, a proposito di liberalizzazioni, per chiudere, credo che forse le liberalizzazioni troppo spesso aprono la strada alle grandi catene distributive, alle grandi aziende, alle grandi società e lasciano invece in balia degli eventi e del mercato i soggetti più piccoli che invece in questo frangente dovrebbero essere tutelati anche in nome di quella specialità e di quella bravura italiana di cui tante volte andiamo fieri. Sicuramente credo che la grande distribuzione sarà quella che trarrà vantaggio da questa liberalizzazione, così ad occhio e croce, senza o no? Sicuramente. Mi sembra di aver intuito in questo. In tutti i paesi dove ci sono state delle grosse liberalizzazioni di farmacie, ci sono state delle grosse compagnie europee che hanno acquistato le farmacie, si è formato un oligopolio, le farmacie di quello Stato, ad esempio in Norvegia, sono state acquistate solo da queste, i prezzi all'inizio che erano calati, poi si sono accordati e sono saliti ovviamente i prezzi. Ovviamente sono aumentati i prezzi. Sì, questa è la fine del... La grande distribuzione... Quando si distrugge una cosa, poi la si compra a prezzi di saldo e si fa quello che mi si sembra vuole. Che sia una cosa davvero semplicissima da comprendere. Berzè, a concludere... Sì, una battuta, come dire, sul punto della questione finanziaria. No? È evidente che oggi siamo di fronte a una stretta creditizia importante. Ed è vero che oggi le aziende, le piccole e medie aziende, fanno più fatica di approvvigionarsi di risorse finanziarie delle aziende più grandi. E questo si scontra con la necessità viceversa
che una, come dire, una crescita economica dovrebbe favorire anche l'aggregazione di queste imprese. Oggi ci lamentiamo spesso, diciamo che la ricchezza del paese sono le piccole e medie imprese, altre volte ci si lamenta che le imprese sono troppo piccole per superare quelle barriere all'uscita che tendenzialmente ci sono per affacciarsi ad esempio in mercati esteri. Ecco, quindi bisognerebbe riuscire a trovare un punto di incontro per riuscire veramente a consentire a queste piccole imprese di crescere. Da questo punto di vista, è proprio una battuta, il problema a mio modo di vedere è questo. Oggi ci siamo trovati di fronte a un sistema bancario che ha fatto più finanza che banca. Si è occupata di fare soldi e non di utilizzare i soldi per aiutare le imprese a farne e per far crescere, certo, il paese. Credo che una riflessione su questo potrebbe aiutare tutti. Nordio, conclusione, le licenze diminuiscono, sto facendo una battuta, ve l'ho visto molto serio. Ma è un falso problema quello. È un falso problema. Non sono d'accordo, Nordio, per questo dico che non sono d'accordo. Ho capito, ma non possiamo focalizzarci su quel problema. No, ci mancherebbe altro. Dobbiamo focalizzarci sul servizio pubblico che svolgiamo tutti i giorni. Ragioniamo su questo. Senza alcun costo per la collettività. Se ragioniamo da questo punto di vista, le do perfettamente ragione. Però mi di ragione, insomma, che anche la licenza è un fatto che vi do un po' fastidio. Ma se devo dare ragione per cortesia, io gli ho dato per carità. No, per cortesia, per un dato di fatto. Professore, a concludere la serata. Mi dia la bacchetta magica perché l'Italia domani funzioni, perché le liberalizzazioni siano utili al popolo italiano, perché l'economia riprenda. Mi dia la bacchetta non ce l'ha la statistica, non c'ha questa bacchetta. Allora, l'idea delle liberalizzazioni è un'idea positiva, cioè dovrebbe far arrivare nell'economia, nei rapporti sociali, più ottimismo, che è quello che manca, perché quello che manca effettivamente in Italia, e soprattutto parlando di imprese, è la domanda interna. Quindi le imprese che fanno riferimento quasi esclusivamente alla domanda interna sono in gravissima crisi, come invece non è per le imprese che fanno riferimento alla domanda estera, soprattutto di certi mercati importanti. Allora è chiaro che se queste liberalizzazioni volessero essere un'iniezione di energia e di, diciamo, ottimismo, andrebbe benissimo, perché la gente dovrebbe ricominciare a spendere. Però se dopo tutto questo si riduce a cosa molto poca, molto piccola, diciamo, questo può invece essere veramente un problema per questo paese. Bisognerebbe arrivare alle liberalizzazioni 2, 3, 4, in sequenza e molto rapide, perché altrimenti non se ne viene fuori. A concludere, Manzato, riprendendola per non la cravatta verde, che è una cosa grave. Non so se sbaglio, il momento attuale del paese è critico, c'è una difficoltà di una ripresa, però personalmente posso sbagliarmi, sento un profumo positivo, è una mia allucinazione oppure c'è questo profumo positivo? Non vuol dire ripresa domani, tutti ricchi, cerchi di capire, però sento un profumo diverso dall'anno scorso, è sbagliato il mio modo di, non sento l'odore, l'anno scorso sentivo l'odore, quest'anno sento il profumo, è sbagliato il mio punto di vista? Beh, oppure no? Penso che quando si arriva a toccare il fondo ovviamente c'è una reazione e quindi ovviamente tutto ciò, anche il governo Monti ovviamente fa tutto quello che può per mettere in moto tutto quello che è possibile, ovviamente. Per riprendersi è ormai evidente, sto occhio di tutti, che non basta il sistema italiano deve fare il suo dovere, ma poi la palla è completamente, sento la grande profumo di paura che ha la Germania e anche la Francia, e quindi probabilmente qualche motivo di intervento in più rispetto all'operatività della Banca Centrale e altre forme di intervento probabilmente da quella parte lì. L'agricoltura ha fatto più 5% di produzione, più 10% di occupazione 2011, quindi va bene. Quindi lei è contento, va bene. Saluto Alessia Rosolen da Pordenone, lei è di Trieste, non vorrei far confusione. La ringrazio di essere stata con noi, grazie. Grazie a voi. E saluto il professor Luigi Fabris, grazie, è stato con noi. Grazie. Luciano Berzè, grazie. Lorenzo Mina, sì. Maurizio Saia, senatore, grazie. Ramponi, va bene così?
Siccome mi indicava col dito, sembrava che lei mi desse i tempi per salutare gli ospiti. Saluto Franco Mazzato, assessore regionale all'agricoltura. Saluto Alessandro Nordio. Grazie. Saluto con piacere anche Paolo Zabel. Ringrazio l'editore Ermanno Casi. Grazie. Augurandomi che faccia tutto per non chiudere le frequenze, perché altrimenti devo andare a lavorare. Non dipende da noi. Devo andare a lavorare da Saia. Venderemo cara la pelle. E questo è un dramma. Saluto Elisabetta Corazza. Ti pago saluto il doppio. A te, Giorgio. Il doppio, non importa, bisogna vedere, no, i soldi hanno anche, bisogna vedere come uno sta, no? Non è un problema solo di soldi. Saluto Elisabetta Corazza. Io saluto te, Giorgio, ringrazio i nostri ospiti, i telespettatori e vi do appuntamento a venerdì prossimo, però nel frattempo continuate a seguire la programmazione del gruppo TV7.